Buongiorno a tutti, io non mi vedo, non riesco a vedermi, comunque buongiorno a tutti, e grazie per... eccomi, mi vedo. Grazie per aver aderito a questa iniziativa webinar, prima iniziativa webinar della Regione Abruzzo e quindi un particolare grazie per un'adesione non assolutamente scontata. Grazie al Presidente Marsilio che ha dato questo nuovo impulso di attività in questo particolare momento e indirizzo nella scelta di un argomento molto importante che è quello degli strumenti finanziari. Grazie al Presidente Giuseppe Savini, Presidente dell'ARAP Abruzzo, che ha prontamente condiviso l'iniziativa e contribuito con tutta la sua squadra alla sua realizzazione. Grazie a Marco Scuria dell'Ufficio di Presidenza e all'assistenza tecnica che ha grandemente contribuito alla realizzazione dell'evento e alla individuazione dei prestigiosi e importanti relatori di questa mattina. Grazie al neonominato assessore alle attività produttive, Daniele Damario, che per ovvi motivi non è stato inserito nel programma di invito per l'iniziativa, proprio perché il programma era stato confezionato prima della sua nomina. Quindi grazie perché parteciperà alla prevista sessione istituzionale insieme al presidente Marsilio e al presidente Savini. E a lui in particolare anche un benvenuto. Infine, ma non per ultimo, grazie alla nostra responsabile della comunicazione strategica, Antonella Tollis. A me il compito di introdurre i lavori in una, diciamo, parterre di relatori di spessore importante in una materia assolutamente complessa, ma che impatta fortemente in questo momento. Tutti siamo stati, diciamo, coinvolti in misure diverse dalla, come dire, pandemia che ha colpito, il mondo intero. L'Italia ha avuto una diffusione eterogenea. Questa diffusione eterogenea c'è stata anche nella regione Abruzzo. Si è sviluppata la, pandemia. Naturalmente i dati che io, fornisco con questa analisi di contesto sono i dati di, come dire, Banca d'Italia e Istat nel primo bilancio della prima ondata di questa pandemia che ha, come dire, caratterizzato nel primo momento della sua diffusione la regione Abruzzo in un focolaio molto importante su Pescara. Focolaio meno importante sull'Aquila è la perimetrazione di zone rosse, quali la Valfino e l'area Vestina della zona pedemontana della regione Abruzzo. Io introdurrò soltanto con una, come dire, analisi di contesto sintetica e diciamo che renda un po' l'idea della situazione di impatto sulla finanza locale della decisione governativa di sospendere le attività non essenziali e di implementare le misure di distanziamento. Quindi non so se si vedono le slide che stiamo proiettando, diciamo uno dei primi effetti che diciamo, evidentemente si può desumere dalle slide, è la perdita di valore aggiunto, cioè l'Abruzzo ha avuto una perdita di valore aggiunto più in linea con la media Italia, ma sicuramente maggiore delle altre regioni del Mezzogiorno. Questo è il primo dato di Banca d'Italia che si rileva e ovviamente è un dato superiore a quello del Mezzogiorno anche relativamente al grosso impatto che abbiamo avuto sul settore automotive in cui le attività sono state pressoché interamente sospese. I settori, diciamo,
che ho portato nella slide a titolo esemplificativo come settori particolarmente colpiti per le economie regionali sono quelli delle costruzioni, che hanno registrato un numero di ore lavorative più che dimezzato nel mese di marzo, in concomitanza con i primi provvedimenti di chiusura dei cantieri. Ovviamente i cantieri hanno quindi interrotto i lavori sia di edilizia ordinaria che di ricostruzione post-sisma. Ovviamente le ripercussioni ci sono state anche per il terziario, che è stato più colpito perché è maggiormente caratterizzato dalla interazione sociale nei comparti della ristorazione, dell'intrattenimento, dell'accoglienza. Quindi gli effetti negativi delle sospensioni sono stati profondi e potrebbero rivelarsi anche più duraturi a causa del protrarsi della pandemia. Ed è uno dei motivi per i quali siamo qui oggi a cercare di introdurre le opportunità che ci garantirebbero un corretto utilizzo degli strumenti finanziari. Ovviamente abbiamo avuto una pesante diminuzione del settore dell'export rispetto allo stesso periodo. Il periodo di riferimento è sempre il trimestre della sospensione delle attività ritenute non essenziali. Quindi rispetto al 2019 c'è stata una diminuzione del 5,6% ed è una diminuzione più marcata rispetto al dato nazionale. La informazione importante su questo specifico ragionamento, cioè la diminuzione del 5,6% che è più alta rispetto al dato nazionale, ha però va fatta una considerazione di reazione da parte della Regione Abruzzo rispetto a questo dato. La Regione Abruzzo ha manifestato evidentemente una consistenza reattiva alta, perché l'indebitamento è sicuramente sceso, ma c'è stata una ristrutturazione visibile, questo è dato CERVED, del debito a favore della componente a lungo termine, e quindi c'è stato il contributo delle aziende che hanno provveduto a fare questo tipo di ristrutturazione a ridurre la numerosità delle imprese con una elevata vulnerabilità, sebbene il periodo di chiusura naturalmente ha determinato uno stress di liquidità. E ovviamente lo stress di liquidità importa necessariamente un accrescimento del fabbisogno finanziario, e questo fabbisogno finanziario è maggiormente evidente per le aziende che sono state chiamate a fronteggiare l'emergenza con la contestuale sospensione delle attività e il mantenimento dei costi alle volte. Ovviamente c'è stato l'intervento del governo con il decreto rilancio, con il decreto liquidità. Sono state misure straordinarie che il governo ha posto in essere rispetto allo stato della situazione. La Regione Abruzzo, quando il governo ha posto in essere queste misure, ha approfittato di talune iniziative per creare delle convergenze sugli strumenti finanziari promossi dal governo. La Regione Abruzzo ha, nell'ambito di un accordo quadro con il governo sottoscritto dal presidente Marsilio e dal ministro Provenzano, ha introdotto una parte di recupero degli strumenti finanziari promossi dal Mediocredito Centrale e istituirà a breve la sezione regionale speciale del Mediocredito Centrale, con l'impegno da parte della Regione Abruzzo a sostenere i costi per le garanzie degli abruzzesi che corrispondono a un importo finanziario complessivo di 1.683 milioni. Ovviamente l'importo che si impegna a corrispondere alla Regione Abruzzo è di una parte del finanziamento e consentirà alla Regione Abruzzo, attraverso un accordo con il MISE, una convenzione che la Regione sta per firmare, di recuperare lo stesso importo che sarà corrisposto a titolo di contributo al finanziamento del Mediocredito Centrale in aggiunta sulla fase di programmazione 2021-2027.
la questione mi stanno facendo cenno di accelerare, vado velocemente. Ovviamente diciamo, i dati ulteriori che porto in queste slide riguardano diciamo, la situazione dell'indebitamento e l'attività di credito alle imprese. E chiaramente è un tipo di attività rispetto alla quale la Regione sta cercando di far fronte anche attraverso le misure previste dalle leggi regionali. La Regione Abruzzo, dopo questa diciamo, iniziale fase di sospensione delle attività ritenute non essenziali, ha preso atto delle condizioni diciamo economico-finanziarie, ha indotto attraverso un modello completamente nuovo partecipato questi provvedimenti legislativi che in parte, che tutti conoscono con il nome di Cura Abruzzo 1 e Cura Abruzzo 2, che hanno individuato in parte importanti interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese. Sono stati dati contributi alle famiglie, sono stati previsti bandi per le imprese anche a fondo perduto, rispetto ai quali stiamo implementando attraverso quell'accordo di cui facevo cenno prima, stiamo implementando la parte finanziaria che riguarda il fondo perduto. Chiaramente al netto di questi interventi previsti dalle leggi regionali, stiamo prendendo in considerazione diciamo, di introdurre ulteriori strumenti finanziari anche attraverso le rinegoziazioni degli accordi che abbiamo in corso con le nostre finanziarie e aggiungo attraverso una molto collaborativa interlocuzione sia con il governo che con Bruxelles. Mi stanno facendo cenno di tagliare ancora. Volevo concludere il ragionamento con una riflessione che poi lascio ai relatori. La Regione quindi ha reagito a questa prima come dire, ondata con una robustezza che è stata rilevata dai dati della Banca d'Italia. È riuscita a far fronte con risorse proprie. Ora l'idea che ha la Regione, che stiamo mettendo in piedi, una partecipazione attiva, proattiva da parte della Regione alle risorse che vengono messe a disposizione da Bruxelles e dal Governo. La Regione ha già partecipato relativamente alle sue possibilità a un contributo per il Piano Nazionale di Rilancio. Ora sta facendo un'analisi dei fabbisogni reali, cioè immediatamente spendibili, per chiedere la quota di spettanza dell'intervento di REACT-EU. Per cui stiamo cercando in ogni caso di acquisire tutte le risorse finanziarie disponibili, dando al governo e a Bruxelles dati di spesa immediata con domande reali previste su bandi rispetto ai quali la Regione non ha la dotazione finanziaria utile per farvi fronte, ma li sta analizzando e li porterà sul tavolo del governo. Questo tenuto conto diciamo degli interlocutori che stanno ascoltando, che sappiano l'impegno che ci sta mettendo la Regione, che ha assolutamente maturato la consapevolezza della difficoltà sulla situazione finanziaria e quindi sulla liquidità necessaria. Io ho sottratto tempo ai relatori. Ricordo a tutti, prima di passarvi la parola, che il tempo assegnato a ciascun relatore non può superare i 15 minuti. Io ricorderò a 2 minuti, quindi a 13 minuti vi ricorderò che siete in scadenza. Ovviamente c'è uno spazio domande che trovate nel programma rispetto al quale potete prenotare le indicazioni. C'è rispetto al programma un intervento previsto per le 11:15 di un relatore del quale abbiamo acquisito la disponibilità dopo aver confezionato il programma, Alessandro Tappi, ma in ogni caso è previsto il coffee break virtuale, ma in ogni caso è previsto e in quell'occasione di riflessione potete anche produrre delle riflessioni e osservazioni. Io passerei direttamente alla sessione tecnica dando la parola a Carlo De Simone. Buongiorno a tutti e
Grazie per l'invito, innanzitutto ringrazio tutti gli organizzatori, quindi dalla Regione Abruzzo all'ARAP e al Formez, per quanto riguarda la, diciamo, la giornata odierna. Ho ascoltato con piacere, diciamo, la parte introduttiva legata a tutte quelle che sono state le misure messe in atto dalla Regione e sulla base e sulla, diciamo, prendendo spunto da questi dati, volevo fare una piccola premessa. SACE e SIMEST sono quelle due realtà che all'interno del gruppo Cassa Depositi e Prestiti affiancano le aziende italiane nell'ambito del loro processo di internazionalizzazione. Il ruolo di SACE e SIMEST nell'ambito dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha sicuramente riscosso notevole interesse da parte delle aziende ed è il motivo per il quale diciamo notevoli strumenti finanziari sono stati messi in campo anche di livello straordinario nei confronti delle aziende che volessero, diciamo, investire non solo sull'estero ma fondamentalmente beneficiare di una ripresa un po' più repentina rispetto a quella nostra. In questa fase, nello specifico, SIMEST si occupa della parte cosiddetta di rilascio di finanziamenti da un lato, quindi con la gestione di fondi pubblici, noi possiamo concedere direttamente alle aziende finanza agevolata nei confronti, diciamo, di vari progetti di internazionalizzazione che le aziende portano. Dall'altro lato, la nostra caratteristica, diciamo, attività è quella di investire in operazione di equity in joint venture essere insieme alle aziende italiane. Quindi in questo caso siamo una sorta di partner finanziario che mette a disposizione la propria expertise finanziaria e condivide il rischio insieme all'azienda italiana. Terza tipologia di attività invece è quando interveniamo nell'ambito di operazioni di credito all'esportazione. In questo caso noi mettiamo a disposizione, sempre attraverso la gestione di fondi pubblici, dei contributi in conto interessi. Nel caso del credito fornitore direttamente nei confronti dell'azienda, nel caso invece del credito acquirente è una sorta di stabilizzazione del tasso nei confronti del sistema bancario. Questo in generale la parte di attività che SIMEST può mettere a disposizione. Oggi avremo un focus su quella che è la parte di finanza agevolata e condividerò alcune, diciamo, una breve presentazione, ma non utilizzerò tutte quante le slide per non tediare, diciamo, i partecipanti. Andrò a condividere, diciamo, solo e esclusivamente una slide e in questo caso quella che mi consente di poter diciamo condividere tutta la finanza agevolata ed è racchiusa in questa slide è il motivo per il quale io non utilizzerò a fine di questa slide nell'ambito della presentazione. I finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione di SIMES che SIMES mette a disposizione delle aziende sono stati oggetto di due misure straordinarie molto importanti nell'ambito dei vari DPCM che si sono intervallati nel periodo di emergenza sanitaria. La prima misura è quella dell'esenzione dal rilascio di garanzia per tutte le domande presentate entro il 31 dicembre del 2020. La seconda misura straordinaria è la componente di finanziamento a fondo perduto che arrivava fino al 50% a valere sul Temporary Framework Agreement, quindi nell'ambito del quadro temporaneo degli aiuti di Stato. Queste due misure straordinarie, abbinate al tasso agevolato che è pari allo 10% del tasso di riferimento UE, quindi lo 0,074% applicato su tutti i finanziamenti, ha fatto sì che il numero di domande pervenute in questo periodo fosse decisamente diciamo elevato e ha fatto sì che una settimana fa abbiamo dovuto interrompere e quindi sospendere l'arrivo delle domande di finanziamento. Questa decisione è stata abbastanza, diciamo, sofferta da un lato ma dall'altro necessaria per il semplice motivo che le risorse a nostra disposizione, che ammontavano a circa 1,2 miliardi fra finanza agevolata e finanziamenti a fondo perduto,
non erano più sufficienti a diciamo colmare quelle che erano le richieste, che sono state decisamente molto più elevate rispetto a quelle che sono le nostre risorse ad attualmente disponibili. Motivo per cui dal 21 di ottobre è stato sospeso l'arrivo delle domande di finanziamento, e per questo motivo stiamo già interloquendo da diverso tempo con i vari interlocutori, quindi con i vari ministeri, per far sì che ci sia un rifinanziamento delle nostre risorse, quindi dei nostri fondi pubblici che gestiamo a valere su questi finanziamenti, e per consentire di poter riprendere l'operatività. Giusto per dare uno spaccato di quelli che sono i finanziamenti, come vedete da questa slide, sono finanziamenti relativi a qualunque tipologia di approccio legato a un progetto di investimento, soprattutto di natura commerciale, nell'ambito di approcci a mercati sia comunitari che non comunitari. Questa è un'altra delle novità intervenute a partire dal 6 agosto del 2020, che ha fatto sì che il numero di domande diventasse sempre più esponenziale, perché fino al 5 di agosto le domande potevano pervenire solo e esclusivamente per progetti collegati a paesi extracomunitari. Dal 6 agosto invece questo limite non vi è più, e quindi questa tipologia però di novità rimarrà diciamo anche in vigore. Quindi non è una misura straordinaria, ma è una delle novità entrate in vigore che rimarrà definitiva nell'ambito della finanza agevolata che SIMES gestisce per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Come vedete, i finanziamenti, abbiamo detto, sono legati a progetti sottostanti, quindi dalla redazione di uno studio di fattibilità, dove copriamo tutte le spese legate alla redazione di un documento in tal senso, passando per la partecipazione a fiere e mostre, in cui vengono finanziate tutte le misure, diciamo tutte le spese sostenute per la partecipazione a una fiera, e dal momento che sono state diciamo ampliati i finanziamenti in ambito comunitario, possono essere anche finanziate le spese, le fiere in Italia a carattere internazionale. Nell'ambito diciamo di una sorta di susseguirsi di questi progetti, una volta che partecipo a una fiera entrerò in contatto anche con controparti locali che mi possono beneficiare, diciamo, per andare a commercializzare i miei prodotti e servizi in specifici mercati. In questo caso interviene il programma di inserimento sui mercati esteri, programma che consente a SIMES di poter finanziare ed agevolare l'ingresso in nuovi mercati da parte dell'impresa, con una stabile struttura o attraverso addirittura un accordo con un distributore locale. Se il programma di inserimento sui mercati esteri è un programma legato a un progetto, diciamo, che si sviluppa nell'ambito, diciamo, della classica commercializzazione dei prodotti, nel periodo di emergenza sanitaria le aziende hanno invece capito che, per esempio, avvantaggiarsi di un finanziamento per l'e-commerce può essere decisamente utile. Ecco perché questo finanziamento oggi viene decisamente utilizzato da parte delle aziende per farsi trovare pronte, ma soprattutto per presenziare un maggior numero di paesi esteri, ma investendo in strutture digitali che consentono all'azienda di essere presente in più mercati e gestendo tipologie di vendite completamente diverse rispetto a quelle del canale classico commerciale della vendita in presenza. È un canale diverso dove bisogna investire per poter essere presenti, motivo per cui questo finanziamento consente all'azienda anche la formazione del personale che poi dovrà gestire l'eventuale diciamo piattaforma informatica che io vado a sviluppare o l'eventuale marketplace con cui ho stretto un accordo. Temporary Export Manager è il finanziamento per la figura professionale che affianca l'azienda per andarsi a diciamo sviluppare sui mercati esteri. In questo caso il finanziamento è rivolto a diciamo finanziare la parte di attività di un professionista sulla base di un accordo fra l'azienda italiana e una società di consulenza servizi che mette a disposizione il professionista per progetti legati all'estero.
Nell'ambito del Temporary Export Manager sono state introdotte anche altre figure professionali, quali quelle del Temporary Digital Manager o dell'Export Digital Manager. Quindi questo finanziamento serve e consente all'azienda di eventualmente farsi affiancare da professionisti dal punto di vista, diciamo, cosiddetto digitale, quindi di queste nuove figure che aiutano l'azienda a presenziare più mercati dal punto di vista, diciamo, cosiddetto digitale, fino ad arrivare alla patrimonializzazione delle imprese esportatrici, misura che, a differenza delle altre, esula completamente dai precedenti finanziamenti, in quanto non è collegata a progetti di sviluppo, quindi non è un finanziamento di scopo, è solo legata per PMI e MICEP, quindi tutte le aziende con meno di 1.500 dipendenti, e in questo caso il finanziamento non è altro che una somma che l'azienda non dovrà rendicontare, mentre in tutti gli altri casi assolutamente sì, che viene erogata e messa a disposizione dell'azienda per investire in, sulla base di quelli che sono i suoi progetti di sviluppo. Tutti questi finanziamenti sono a disposizione delle aziende e lo riprenderanno a essere nel momento in cui ritorneremo con risorse abbastanza importanti da mettere a disposizione delle aziende. Giusto per lasciare un dato legato alla regione Abruzzo, considerate che nei primi 6 mesi, a fronte di un numero di domande che era decisamente superiore a quello dell'analogo periodo del 2019, quindi ben più di 450 domande di finanziamento, la regione Abruzzo si è collocata al quinto posto fra le regioni che hanno beneficiato di queste tipologie di finanziamenti, con un ammontare che si aggirava intorno ai circa 30 milioni di finanziamenti. Capite bene che una regione come quella vostra è una regione molto importante e strategica, soprattutto nell'ambito della costiera adriatica, ed è il motivo per il quale da parte nostra c'è sempre un notevole di interesse a fare in modo che si possa rimanere in contatto con il vostro territorio, e quindi nello specifico la nostra struttura, che è quella dell'External Relations, si occupa proprio della presenza sul territorio e fa sì che possiamo presenziare al meglio determinati canali, che possono essere quelli istituzionali piuttosto che quelli dei consulenti o di altra natura, ma per far sì che la nostra tipologia di attività sia ben conosciuta da parte delle aziende abruzzesi, che sappiamo essere aziende molto dinamiche e allo stesso tempo con una forte vocazione all'export, motivo per cui riteniamo l'affiancamento alla vostra regione per noi molto strategico, e lo vedrete anche confermato dai colleghi che mi si seguiranno nell'ambito degli interventi, sia la dottoressa Siciliano ma anche il dottor Castronovo, che vi daranno uno spaccato invece per quanto riguarda SACE e Cassa Depositi e Prestiti. Io so che il tempo a mia disposizione sta per terminare, quindi per non tediarvi ulteriormente, il mio auspicio è quello di poter ritornare con operatività soprattutto nell'ambito della finanza agevolata, ma da parte mia piena disponibilità a essere contattato laddove vi siano approfondimenti da effettuare sulla base di eventuali progetti di decisione. Ringrazio ancora gli organizzatori e rimango assolutamente a disposizione. Grazie. Grazie, grazie, grazie mille Carlo, grazie, complimenti per l'intervento e grazie per aver rispettato perfettamente la tabella di marcia. Per coloro che volessero fare delle domande a Carlo possono approfittare dello spazio riservato alle domande. Passerei la parola a Mariangela Siciliano. Grazie. Grazie dottoressa Rinaldi. Buongiorno a tutti e innanzitutto, come ha già fatto Carlo, io vi ringrazio il presidente Marsilio, la regione Abruzzo per l'invito a questo convegno che avremmo voluto fare in presenza ma che purtroppo ci tiene ancora in virtuale. Io sono Mariangela Siciliano, rappresento SACE,
in SACE sono la responsabile delle attività formative alle imprese. Oggi in realtà nei tempi che abbiamo a disposizione l'obiettivo è quello di raccontarvi un po', condividere con voi un po' di dati che in realtà si parlano anche con i dati che la dottoressa Grimaldi ha già introdotto a livello regionale. Noi la nostra analisi è più su base nazionale e internazionale. Condividere un po' di dati, dicevo, ma anche fare un passaggio veloce, un excursus veloce su quelli che sono alcuni strumenti che SACE mette a disposizione delle imprese e quelle che alcune le ha già raccontate il dottor De Simone, ma anche le misure straordinarie con le quali dal decreto liquidità in poi stiamo cercando di supportare le imprese nella fase di ripartenza. Ci piace molto mantenere sempre il riferimento alla ripartenza e alla risalita del Made in Italy. Io vedo che le mie slide sono state già caricate, perfetto. Chiedo soltanto se... ok, quindi mi aiuteranno direttamente dalla regia a proiettarle, perfetto. Una velocissima introduzione, penso che non ci sia neppure tanto bisogno, ma SACE, come sapete, è l'agenzia di credito all'esportazione italiana che insieme a Simest rappresenta il polo dell'export e dell'internazionalizzazione. Facciamo parte del gruppo Cassa Depositi e Prestiti. Da oltre 40 anni valutiamo e assicuriamo i rischi e operiamo in 199 paesi. Al gruppo SACE, oltre a Simest, appartengono anche SACE BT, la nostra società che si occupa nello specifico di assicurazione del credito a breve termine, SACE SRV con un'expertise specifica sul recupero dei crediti all'estero e SACE FCT che si occupa invece dei servizi di factoring e di digital factoring. Se passiamo alla slide successiva, questo è un velocissimo, ci tenevo a fare veramente una piccolissima parentesi su quelle che sono un po' le previsioni, il quadro previsionale, per quanto purtroppo oggi si possa parlare di previsioni dell'export italiano. Però sappiamo, e lo abbiamo presentato qualche settimana fa nell'ultimo rapporto export di SACE, che l'evoluzione del quello che dobbiamo aspettarci in prospettiva in termini di ripresa del Made in Italy ha delle profonde variazioni sia settoriali che geografiche. I primi sei mesi del 2020 si sono purtroppo chiusi per noi con un dato al quale non eravamo abituati. Abbiamo chiuso con un meno 15,3%, un crollo dell'export italiano che in un certo senso, secondo gli ultimi dati Istat, ha avuto per fortuna un leggero arresto nel mese di luglio. Il mese di luglio è stato per noi un po' una boccata d'ossigeno perché l'export ha fatto segnare un più 7% sia sui mercati europei che mercati extraeuropei. Secondo le previsioni dell'ufficio studi SACE possiamo sperare in una ripresa e quindi in un rimbalzo anche importante nel 2021 e poi nel 2022 e nel 2023, che ci porterà a parlare di un recupero sia per quello che è il settore dei beni ma anche per quello che è il settore dei servizi che, come sappiamo, è stato profondamente colpito dalla crisi. Per una questione di tempo non vado in dettaglio, ma sicuramente vale la pena menzionare che il settore che ha mostrato, per fortuna, quindi partiamo da chi ha mostrato maggiore resilienza, il settore che ha mostrato una maggiore capacità reattiva durante la fase Covid è stato il settore agroalimentare. Hanno fatto molto bene anche il settore farmaceutico e il settore della chimica. Molto colpiti invece sono stati, chiedo cortesemente di passare alla slide successiva, sono stati invece beni intermedi, quindi soprattutto i metalli altri settori, per esempio per quanto riguarda i beni di consumo, il settore della moda. Cosa dobbiamo aspettarci? Dobbiamo sicuramente aspettarci una maggiore resistenza, una capacità reattiva maggiore per quei settori che, come dicevo, hanno mostrato resistenza nel 2020
durante la prima fase Covid e che hanno ancora adesso mostrato la capacità reattiva o comunque di mantenere una continuità per ovvie ragioni anche durante i periodi di blocco, di rallentamento delle attività produttive. Quindi sicuramente l'agroalimentare e anche settori che menzionavo prima come la farmaceutica. Ultima nota con la slide successiva: per quanto riguarda le geografie, sappiamo che purtroppo il nostro export è stato colpito quest'anno soprattutto verso quelle che sono le geografie a noi più, come dico, più consolidate per il nostro export, quindi mercati europei come la Germania, la Francia, ma anche il mercato statunitense. Nonostante le debolezze di questi mercati e di queste economie, per fortuna le nostre previsioni ci dicono che la Germania e la Francia continueranno a rappresentare un punto di riferimento importante per il nostro export nel 2021, con delle considerazioni che dipendono molto chiaramente dalla capacità che avremo di scongiurare altri lockdown che bloccherebbero le nostre attività produttive. Uno sguardo, e qui chiudo con questa parentesi di contesto, è importante considerare come nuove opportunità per l'export italiano vanno anche maggiormente esplorate su mercati che sono meno battuti e sono stati meno battuti dal Made in Italy in passato, quindi sicuramente l'Asia Pacifico, ma non parliamo solo di Cina in Asia Pacifico, mercati come il Giappone, la Corea del Sud o nell'Europa emergente, sicuramente un occhio, un'attenzione a paesi come la Repubblica Ceca e la Polonia. Tutti questi dati, con un maggiore chiaramente livello di dettaglio, sono presenti nel nostro rapporto export, sintesi che troverete anche per chi fosse interessato ad approfondire sul consultabili sul nostro portale istituzionale. Andando invece a quelli che sono gli strumenti che abbiamo a disposizione, quindi quelli che ci servono in questo momento, allora una lezione che portiamo sicuramente a casa dalla prima fase del Covid è che non possiamo permetterci di andare sui mercati esteri con quella che noi chiamiamo la formula del fai da te, quindi l'improvvisazione è sicuramente in questo momento, dove i livelli di indebitamento dei paesi esteri sono molto alti sia a livello pubblico che a livello privato, è assolutamente rischioso e controproducente per le aziende. Questo che vuol dire? Vuol dire avere un approccio al rischio che non sia più reattivo, quindi io affronto un problema nel momento in cui mi si pone, ma proattivo. Quindi mi doto di un pacchetto, cerco di capire di utilizzare un pacchetto di misure assicurative finanziarie che mi consentano di affrontare un po' quello stress di liquidità che la dottoressa Grimaldi menzionava prima nel suo intervento, quindi strumenti che ci consentano da un lato di garantirci un approccio più sicuro quando andiamo sui mercati esteri. Quindi andando sulle slide successive, sicuramente avere un approccio strategico a rischio vuol dire cominciare in maniera analitica a conoscere il profilo di rischio dei paesi. Sembra una banalità, ma tantissime aziende approcciano magari un paese per prossimità geografica o per prossimità culturale o perché incontriamo un buyer ad una fiera e quindi ci troviamo ad operare su quel mercato. Questo vuol dire perdere un po' di vista le opportunità strategiche che potremmo avere magari su altri mercati. Quindi il primo consiglio, e perdonatemi la banalità, ma è studiarci il rischio e le opportunità dei paesi prima di approcciare quei paesi. Questo è uno strumento, la mappa dei rischi, forse qualcuno di voi la conosce già, che viene pubblicato ogni anno da SACE, lo abbiamo pubblicato di recente sul nostro portale gratuito da fruire, e ci dà la possibilità proprio di misurare il livello di rischiosità dei paesi sui quali vogliamo muoverci in base al rischio di credito, quindi rischio di mancato pagamento e i rischi politici. Quindi prima bussola che può orientarci sui mercati. Andando avanti sugli strumenti invece più concreti, quindi la slide successiva, dicevo il primo passo per le aziende italiane che vogliono adesso, in un momento così complicato,
operare sui mercati internazionali o che già vi operano ma cercano nuovi partner è analizzare l'affidabilità creditizia delle nostre controparti. Quindi io prima di entrare in un'operazione commerciale devo assicurarmi che quel buyer, quel cliente, quindi la mia controparte estera sia affidabile. SACE mette a disposizione uno strumento che si chiama valutazione azienda, per di più adesso gratuito in questa fase emergenziale, che vi dà proprio la possibilità di misurare l'affidabilità delle vostre controparti, quindi analizzare quanto il vostro potenziale partner sia in grado di onorare l'impegno di pagamento. Come lo facciamo? In maniera molto semplice, questo è un prodotto full digital, quindi sulla nostra piattaforma si digita la ragione sociale, il paese nel quale si vuole operare, noi vi indichiamo quello che chiamiamo l'indice di affidabilità e vi diciamo anche qual è l'importo massimo consigliato per quella operazione. Chiaramente in un momento particolare come quello che stiamo vivendo non basta fare questa analisi soltanto in maniera preventiva, ma bisogna farla in maniera continuativa nel tempo. Quindi SACE mette anche a disposizione un servizio di monitoraggio di questa affidabilità creditizia. Quindi se la vostra controparte dovesse cambiare profilo, dovesse quindi diventare non più affidabile, ma avere dei problemi di affidabilità creditizia, in quel caso SACE ve lo segnala. Questo vuol dire appunto monitorare quanto il livello di rischio di credito, quindi di mancato pagamento, può influire, può attaccare, colpire le vostre operazioni internazionali. C'è un altro strumento, vado veloce perché vedo che mi mancano 4 minuti, uno strumento che è chiaramente legato a quello della valutazione di affidabilità creditizia, che è l'assicurazione del credito, quindi la slide successiva. L'assicurazione del credito commerciale sulle forniture di beni e servizi vale fino a per operazioni fino a 5 milioni e riguarda sia le singole commesse e le transazioni ripetute. Qual è il vantaggio dell'assicurazione del credito SACE? Noi l'abbiamo chiamata Export App, quindi anche su quello trovate informazioni sulla nostra piattaforma. Ci dà la possibilità di rendere la nostra offerta più competitiva concedendo delle dilazioni di pagamento, ma assicurandoci rispetto a quello che è il rischio. Di che tipo di rischio parlo? Rischio di credito, rischio di produzione, rischio di indebita escussione delle fideiussioni prestate. Si richiede un parere di fattibilità sul nostro portale. Se il parere è positivo, si può richiedere la polizza e quindi si avvia l'assicurazione. Ultimo strumento, prima di parlare delle misure straordinarie lanciate con il decreto liquidità, è il recupero dei crediti insoluti all'estero. Quindi la slide successiva. Ve lo dicevo all'inizio, SACE SRV mette a disposizione un servizio di recupero crediti. Tantissime aziende, credetemi, quotidianamente contattano SACE perché in questo momento si trovano davanti a clienti esteri che non sono in grado di onorare i loro impegni di pagamento. Qual è lo strumento quindi per recuperare i propri crediti insoluti? SACE SRV, che fa parte del gruppo SACE, dà la possibilità di recuperare i vostri crediti attraverso una formula che si chiama success fee, quindi l'azienda paga una fee soltanto nel momento in cui il credito è stato recuperato. Anche questo è un prodotto che si può approfondire sul nostro portale. Io vado, ho 2 minuti, quindi vado veloce. Lo diceva la dottoressa Grimaldi all'inizio, il governo ha messo a disposizione una serie di misure, il dottor De Simone ha già anticipato quella sulla finanza agevolata. Con il decreto liquidità SACE ha ampliato il suo perimetro d'azione, quindi non solo operazioni sull'export e sull'internazionalizzazione, ma anche per aiutare le aziende sul mercato domestico. Aiutarle in che modo? Sicuramente il primo strumento che voi conoscete probabilmente già bene è Garanzia Italia. Chiedo di andare giù con la slide. Quindi Garanzia Italia, quindi in realtà le misure straordinarie messe in piedi da SACE Simest sono tre linee di intervento, quindi linee di liquidità in partnership con il sistema bancario, l'accesso al credito e le moratorie e dilazioni di pagamento. Vado direttamente su Garanzia Italia, perché quindi sulla slide successiva, perché sicuramente è uno degli strumenti interessanti e che vale la pena menzionare. Garanzia Italia è la garanzia dello Stato
stato fino al 90% sui finanziamenti erogati dalle banche. C'è un plafond di 200 miliardi di euro, di cui 30 destinati alle piccole e medie imprese. Il finanziamento può essere erogato fino al 31 dicembre 2020. È importante precisare, lo diceva la dottoressa Grimaldi, che le piccole e medie imprese come primo strumento devono accedere al fondo centrale di garanzia. Quindi non sento. Lo strumento. Io vedo che il mio tempo è esaurito. Nella mia presentazione, che chiaramente immagino verrà anche data e messa a disposizione delle aziende, c'era un focus sulle attività formative gratuite che SACE sta mettendo a disposizione delle imprese italiane in questo momento, una serie di programmi e di iniziative anche market driven. Adesso ne stiamo facendo uno e lo ripeteremo sul mercato emiratino, quindi per tutte le imprese italiane interessate a cogliere opportunità su quei mercati che presentano una maggiore resilienza e che sui quali costruire la nostra ripartenza. Quindi il messaggio col quale voglio lasciarvi è misure certo finanziarie da un lato, ma anche un supporto per accompagnare le aziende in questa fase di recupero. Io ho lasciato nella mia presentazione i miei recapiti con la Regione Abruzzo. Ci piacerebbe approfondire questo aspetto in particolare, che è quello proprio dell'accompagnamento anche step by step nella redazione di piani di export e nell'approfondimento di alcune geografie che in base alle specificità settoriali della regione potrebbero rappresentare un po' un canale per risalire. Grazie a tutti e chiaramente resto per il Q&A che ci sarà dopo. Grazie mille Mariangela, grazie, complimenti. Il quadro è stato, diciamo, un perimetro definito di tutti gli strumenti e aggiungo anche suggestivo rispetto, sì, ha tutta una serie di riflessioni da mettere sul tavolo. Prima di passare la parola ad Alberto, voglio dire a Mariangela che la Regione Abruzzo ha proprio questa intenzione, cioè di creare rete allo scopo di supportare le aziende nelle costruzioni delle geografie delle opportunità e anche nel supporto pratico, ed è questa una prima iniziativa che, come vedete, contiene già di per sé un coinvolgimento di una rete, il coinvolgimento di ARAP, della nostra agenzia regionale, è il sintomo di una gestione completamente diversa, rete e proattività. Grazie ancora Mariangela, passo la parola ad Alberto Castronovo, grazie. Grazie, mi sentite? L'audio? Mi sentite? Sì, sì, grazie, prego. Eccomi, grazie dottoressa Grimaldi. Un ringraziamento alla Regione Abruzzo e un saluto al Presidente Marsilio per appunto averci dato questa opportunità di parlare del supporto alle imprese abruzzesi. Io ho preparato una presentazione che non so se è possibile proiettare in modo da darci un fil rouge di quello che vi vorrei raccontare. E possiamo andare avanti anche alla successiva, grazie. Ecco, molto brevemente per farvi vedere come Cassa Depositi e Prestiti nasce nel 1850 e segue un po' l'evoluzione industriale del paese in tutte le fasi di sviluppo, anche di crisi. Questo anche per sottolineare il fatto che appunto l'istituzione Cassa Depositi e Prestiti è al fianco del paese, delle imprese, delle infrastrutture anche in un momento come questo. Nella parte bassa della slide vedete come l'azienda e come l'istituzione si è sviluppata in tutti questi anni. Andiamo avanti, per favore.
Ecco, una presentazione generale sul gruppo Cassa Depositi e Prestiti. Cassa Depositi e Prestiti, appunto, è un gruppo finanziario e industriale unico nel panorama, unico nel panorama italiano. All'interno della propria mission ha appunto la mission di promuovere lo sviluppo del paese impiegando responsabilmente il risparmio italiano per favorire la crescita e l'occupazione, sostenendo l'innovazione e la competitività di imprese, infrastrutture e territorio. Andiamo avanti. CDP opera... no, avanti... mi scusi, ancora un'altra, sto cercando di andare avanti perché questa è, ecco, perfetto. Questo è come operiamo a livello appunto di Cassa Depositi e Prestiti, attraverso quattro differenti business unit, come potete vedere: CDP Imprese, quella a cui appartengo io e di cui parleremo oggi un po' più in dettaglio, CDP Infrastrutture, Pubblica Amministrazione e Territorio, che è un po' la unit storica di CDP, che ha sempre fatto assistenza alla pubblica amministrazione e sviluppo delle infrastrutture territoriali, grandi partecipazioni strategiche, quindi equity, e CDP Cooperazione, cooperazione internazionale allo sviluppo. Se possiamo andare avanti, grazie. CDP all'interno del panorama italiano si pone come un investitore di medio-lungo termine con obiettivi di rendimento non speculativi, con un ruolo complementare rispetto al sistema bancario, grazie anche alla possibilità di avere accesso privilegiato a fondi europei e nazionali e grazie al ruolo di banca di promozione nazionale. CDP ha come obiettivo quello di supportare, aiutare e innovare e internazionalizzare le aziende italiane attraverso diversi strumenti di cui vi farò qualche esempio in seguito e appunto ha un modello di coverage organizzato in base alla dimensione dell'azienda, quindi le large corporate le seguiamo attraverso i canali diretti di finanziamento diretto da parte appunto del gruppo CDP, il canale mid corporate, cioè la dimensione mid corporate la seguiamo attraverso la nostra rete regionale, quindi attraverso la creazione di sportelli che abbiamo sul territorio. Andremo a inaugurare il nostro sportello in Abruzzo a Chieti proprio la settimana prossima. Mentre per tutto il segmento piccole e medie imprese lavoriamo in maniera indiretta attraverso i canali, attraverso le collaborazioni che attiviamo con il sistema bancario, con le regioni e con le finanziarie regionali. Quindi qui questo sarà un po' il focus della mia presentazione perché appunto riteniamo di poter sviluppare vogliamo poter sviluppare un'interessante collaborazione anche con la regione Abruzzo. Se possiamo andare avanti, grazie. E ancora. Ecco, CDP, adesso vi farò qualche esempio operativo di quelle che possono essere scusatemi, mi era andato in pausa il PC, di quelli che possono essere gli strumenti che potremmo mettere a disposizione in collaborazione ovviamente con le istituzioni regionali, quindi con Regione, con la finanziaria regionale. Uno strumento a cui teniamo molto e che riteniamo possa essere di particolare interesse del territorio è quello del FRI regionale. Il fondo rotativo per il sostegno alle imprese che è stato declinato, che normalmente funziona oramai da anni, dal 2005, su cui Cassa Depositi e Prestiti è attiva appunto per la parte nazionale. È stato attivato negli anni seguenti una sottosezione regionale su cui stiamo lavorando
appunto recentemente con il nuovo piano industriale e che riteniamo possa essere di particolare interesse per lo sviluppo delle PMI. Questo è uno strumento di blending, se possiamo andare avanti nella slide successiva, è uno strumento di blending in cui gli attori di questo strumento sono il sistema bancario, quindi le banche del territorio, Cassa Depositi e Prestiti e la regione attraverso appunto il suo soggetto gestore, che normalmente è la propria finanziaria regionale. Qual è lo strumento? È uno strumento di finanza agevolata attraverso il quale l'azienda, cioè l'impresa beneficiaria finale del finanziamento, ottiene un finanziamento che ha una quota di contributo a fondo perduto concesso dalla regione, una quota di finanziamento agevolato concesso a valere sul FRI da Cassa Depositi e Prestiti e una quota di finanziamento bancario concesso a condizioni di mercato appunto dal sistema bancario. Quindi questo è uno strumento che consideriamo molto innovativo, perché mette insieme, è un blending di risorse finanziarie da parte di tre soggetti. Se possiamo andare in avanti ancora vado un po' veloce, scusatemi, perché ci sarebbero molti dettagli da darvi ancora, grazie. È uno strumento che permette un interessantissimo effetto leva sulle risorse che vengono messe a disposizione appunto dalla regione. Questo è un esempio che vi abbiamo proposto, cioè con un totale risorse da parte della regione di 20 milioni di euro c'è un effetto leva di 4,6, e quindi questo permette alla regione di mettere a disposizione delle imprese del proprio territorio finanziamenti per oltre 90 milioni di euro. Questo grazie appunto al cofinanziamento sullo strumento da parte del sistema bancario e da parte di Cassa Depositi e Prestiti. Sono finanziamenti che hanno una durata massima di 15 anni, in media abbiamo indicato 10 anni come finanziamento, un'ipotesi di finanziamento che potrebbe essere il ticket di un eventuale free Abruzzo, con delle condizioni che poi devono essere appunto determinate dalla regione essenzialmente. Se possiamo andare avanti, vi abbiamo portato un esempio pratico del primo free che abbiamo chiuso con la regione Campania. Il free Campania è un case study di notevole successo, perché vedete la timeline del progetto, che è cominciato a ottobre ed è uscito con il bando a giugno, quindi nonostante il rallentamento Covid siamo riusciti ad andare relativamente veloci. Cerchiamo di ovviamente migliorare questi tempi anche sulla base delle esperienze raccolte con la Campania. Come vedete, su 91 milioni messi a disposizione dalla regione abbiamo sviluppato 400 milioni di investimenti. Il progetto ha avuto un forte successo, se possiamo andare alla slide successiva, e con l'apertura del bando la regione Campania ha ricevuto più di 570 domande di finanziamento. Il ticket medio era attorno al milione, milione e mezzo, e come vedete i settori su cui si sono concentrate le imprese principalmente sono turismo e agroalimentare. Sulla slide, sulla parte a sinistra vedete le spese ammissibili, ma andiamo velocemente, poi queste slide ve le lascerò, vi arriveranno dall'organizzazione. Se possiamo andare alla slide successiva. Ecco, un altro strumento a cui tenevo far cenno è quello del basket bond. Attraverso questo strumento Cassa Depositi e Prestiti ha un ruolo di investitore su
appunto l'emissione appunto di basket di bond emessi da imprese del settore da imprese del territorio in questo caso abruzzese. Ne abbiamo già sviluppati due progetti di questo genere con la regione Puglia e con la regione Campania. In questo caso la regione ha un ruolo garante della prima perdita delle eventuali prime perdite sul basket. Se andiamo nella slide successiva vedete lo schema, ecco, esatto. Quindi le aziende emittenti emettono i bond che vengono sottoscritti da un SPV, e su questa SPV c'è appunto una garanzia di prime perdite da parte della regione che normalmente arriva al 20%. Queste note che vengono emesse poi vengono sottoscritte da investitori istituzionali, tra cui ovviamente Cassa Depositi e Prestiti, che sottoscrive fino al 50%, quindi investe fino al 50% di questi basket che vengono emessi. Se possiamo andare avanti, io mi scuso per la fretta, ma ecco, questi sono i due esempi che abbiamo già sviluppato con Puglia e Campania, in cui vedete che anche qui l'effetto leva è di 4x, quindi a fronte di un cash collateral da parte di Puglia di 40 milioni abbiamo sviluppato un portafoglio di bondistica di 160 milioni, idem più o meno anche per la Campania. Se possiamo andare avanti, grazie. Ecco, la terza, diciamo, linea di attività è quella della liquidità alle banche, tema molto sensibile appunto anche in questi giorni e in questo periodo. Questo è un prodotto su cui abbiamo, che per noi è un prodotto ordinario su cui lavoriamo da tempo, ma sul quale abbiamo anche strutturato nuove iniziative. Quindi, come vedete, i plafond che noi mettiamo a disposizione del sistema bancario attraverso cui appunto effettuiamo eroghiamo credito appunto concediamo linee di credito al sistema bancario sono essenzialmente i plafond piccole e medie imprese, mid corporate e reti e filiere per quanto riguarda il tema imprese. Poi abbiamo appunto dei plafond dedicati a eventi calamitosi, nello specifico il sisma 2012, il sisma Centro Italia appunto e in più in generale il plafond eventi calamitosi. Il tema liquidità, recentemente uno degli strumenti che abbiamo su cui abbiamo lavorato è quello della sottoscrizione di bond emessi da banche che ci permettono, sfruttando appunto la rete capillare di filiali presenti sul territorio, di raggiungere un numero elevato di piccole e medie imprese. Alcuni di questi prodotti sono stati sottoscritti da UBI Banca e Unicredit sotto forma di obbligazioni, oppure come linea di funding, come nel caso di Crea Banca. In questo caso la provvista di cassa è vincolata in tutto e in parte al finanziamento di specifiche aree del paese, come ad esempio il Mezzogiorno, o a specifici settori, come nel caso della linea di credito e Crea, nei quali la banca destinataria del finanziamento appunto è particolare presente, come nel settore dell'agroindustria e del turismo. Di questo ovviamente ne parlerà il collega Andrea Benassi subito dopo di me, ma appunto ci tenevamo anche a sottolineare questa diciamo fra virgolette nuova linea di attività. Sempre nel settore della liquidità, nella slide successiva vi volevo parlare un attimo, anche quella successiva, grazie, del plafond liquidità che abbiamo messo a disposizione del sistema dei Confidi.
Ecco sì, grazie. Infatti recentemente CDP e Assoconfidi, l'associazione che riunisce i 30 confidi, 106, hanno sottoscritto una convenzione che regola appunto l'accesso a questo plafond. La piattaforma ha un valore massimo di 500 milioni di euro e consentirà appunto ai confidi 106, cioè quindi quelli iscritti all'albo, di Banca d'Italia, di accedere a una piattaforma di provvista dedicata con lo scopo di supportare l'attività di esercizio del credito diretto alle imprese con meno di 250 dipendenti, quindi piccole e medie imprese. Il plafond sarà utilizzato dai confidi appunto per supportare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese il funzionamento è analogo a quello della piattaforma imprese, quindi non abbiamo fatto altro che utilizzare la macchina della piattaforma imprese mettendola a disposizione appunto anche dei confidi. Io mi scuso per la velocità e ovviamente ritengo che ci siano degli elementi su cui è opportuno fare un approfondimento, fare degli approfondimenti con la regione e con appunto le istituzioni presenti sul territorio. Da parte nostra massima disponibilità ad approfondire questi temi. Dottoressa Grimaldi, lei ha citato appunto la nuova programmazione. Da parte nostra massima disponibilità appunto a metterci attorno a un tavolo e cominciare a parlare di strumenti di blending in collaborazione con voi al fine di appunto poter mettere a disposizione finanza per le imprese. Grazie. Grazie mille Alberto, grazie anche il tuo intervento, come diversamente non avrebbe potuto essere, di grande suggestione per noi. Assolutamente sì, nel progetto indotto dall'organo di indirizzo politico, fortemente voluto dal presidente Marsilio, c'è questa necessità di creare rete allo scopo di fare convergenza funzionale per competenza. Troppe suggestioni prima di passare la parola all'altro relatore, ne dico alcune. C'è l'inaugurazione del vostro sportello a Chieti e stavo dicendo ai miei collaboratori che sono qui accanto a me, andremo immediatamente a capire come funziona questa leva del 4,6% per la free regionale e cercheremo di capire come l'Abruzzo può eventualmente sfruttarla con un investimento di 20 milioni ed arrivare a diffondere liquidità invece per 90 milioni. E poi sempre nello spazio riservato alle domande ce ne saranno diverse. Una cosa invece di carattere tecnico rispetto a quello che dicevi sulle slide e su tutto quello che ci avete fornito sarà pubblicato sul sito nell'apposito spazio dedicato. Grazie ancora. E passo la parola ad Andrea Benassi. Grazie. Sì, buongiorno, scusate, ho un problema con il microfono. Buongiorno a tutti, vorrei avviare anch'io il mio intervento ringraziando la Regione Abruzzo e il Presidente Marsilio per l'invito e anche la dottoressa Grimaldi, gli organizzatori e tutto lo staff. E fare anch'io in bocca al lupo all'assessore Damario che ha preso da pochi giorni possesso della funzione e a titolo personale vorrei anche ringraziare e l'assessore uscente, il dottor Febbo, e il presidente Felizzi di Fira, con i quali abbiamo avuto un'ottima collaborazione nelle ultime settimane. E quindi spero che, anzi sono certo che la continueremo allo stesso modo e livello. E non so se per la presentazione la caricate voi o provo io. Ok. Bene, cerco di andare veloce, il giusto, essere efficace e chiaro nello stesso momento. Possiamo andare avanti, saltiamo tutte le copertine. Allora, qualche numero semplicemente perché è strumentale a quello che poi andrò a dire, non voglio fare una parte di pubblicità, anche se poi ci sta un pochino, però ho riportato semplicemente i numeri più importanti e ricordare il fatto che quando si parla di credito cooperativo, in virtù di una riforma di alcuni anni fa, e noi diventiamo gruppo bancario cooperativo il 4 marzo 2019, quindi pur essendo
un gruppo che si costituisce di banche, la maggior parte delle quali hanno più di 120 anni, siamo di fatto un gruppo bancario e giovanissimo per il, dal punto di vista del consolidamento. Quindi questi sono i numeri del, che ci piace più ricordare, perché non sono solamente finanziari, quindi i comuni dove siamo presenti sono circa 1.800, 2.600 sportelli, più di 3 milioni di clienti, un numero molto elevato di soci e 22.000 dipendenti. Questi sono i grandi numeri del nuovo gruppo, possiamo andare avanti. E ovviamente il gruppo bancario consolida le 130 banche, adesso erano 136, sono diventate 133, semplicemente in virtù di, una, di alcune fusioni, e mantenendo il più possibile alti e validi i principi del mutualismo. Io ne ho riportati i principali, quelli sono più, più interessanti di portare in questa, nell'evento di oggi, e cioè che le BCC destinano almeno il 95% delle esposizioni creditizie al territorio, quindi insomma sono banche di territorio e di comunità proprio per statuto, non per scelta strategica o commerciale. Dopo di fatto impostano le loro strategie commerciali su questo, ma nascono proprio nel, loro, nel nostro DNA, e almeno il 50% delle esposizioni di creditizie sono assunte nei confronti di soci e operatori. E possiamo andare avanti. Queste sono le 8 BCC che operano nel territorio abruzzese, e le ho riportate, ovviamente, come diceva la dottoressa Grimaldi, lasceremo le nostre slide a disposizione, anzi ci permetteremo pure di integrarle nel caso ci fosse qualche domanda specifica, con alcune risposte, appunto, dandoci qualche ora per integrarle. Prego, possiamo andare avanti. Questo è il valore, quindi sono, questi sono i dati finanziari, e come dire, ci piacciono anche questi, prima dicevo ci fanno più impressione, nel senso ci caratterizzano di più quelli non finanziari. Io poi mi occupo di sostenibilità, quindi se non altro per deformazione professionale preferisco sempre, come dire, intervenire e declinare il significato di quelli non finanziari, ma anche quelli finanziari hanno la loro importanza, essendo una banca, e quindi abbiamo più di 100 miliardi di raccolta diretta da clientela e più di 10 miliardi di patrimonio netto, e l'utile netto di gruppo è 127 milioni all'ultima semestrale del 2020. Prego, possiamo andare avanti. Siamo appunto una banca sostenibile, e l'ho già detto prima, quindi su questa slide non perderei tra virgolette tempo, ma insomma ci piace sempre. Poi qui voglio fare una considerazione ripresa dalla nostra dichiarazione non finanziaria del 2019, quindi pubblicata da poche settimane. È importante anche il linguaggio che si usa quando si parla di dati non finanziari, e quindi diciamo spesso banche di territorio, banche di comunità. Se possiamo riassumere il concetto, siamo banche che operano per il bene comune, questo quello che ci caratterizza veramente. Possiamo andare avanti. Questi appunto sono i numeri che giustificano quello che ho detto fino adesso. Vedete, il 46,8% degli impieghi è destinato alle famiglie e alle micro e piccole e medie imprese, con una forte prevalenza del dato sulle micro e sulle più piccole. E ovviamente il 99,5% degli acquisti proviene da fornitori italiani. Anche questo è un dato abbastanza molto importante e abbastanza infrequente, insomma, per quanto riguarda non solo i nostri competitor, ma insomma società come noi, poi anche aperte all'estero. E sul tema dell'elargizione e delle donazioni, mi permetto semplicemente di dire che le BCC si sono assolutamente distinte per quanto riguarda la beneficenza per aiutare le regioni, gli enti, soprattutto di carattere sanitario, in questi mesi. Lo hanno fatto, come dire, quando si fa beneficenza sul serio, silenziosamente, hanno contribuito e basta, diciamo, il che non è poco. Insomma, sono dati molto importanti anche da questo punto di vista, che si affiancano moralmente, passatemi la battuta, all'iniziativa di impatto sociale, che non sono beneficenza, ma sono vere e proprie iniziative imprenditoriali. E come vedete, per circa 1,7 miliardi di euro sempre nel 2019. E poi sugli altri numeri non mi trattengo molto, tranne quello centrale, il microcredito produttivo. Come vedete abbiamo circa quasi 20 milioni di euro nel 2019. Quello che interessa riportare è che, poi è stato detto dai relatori precedenti, anche queste operazioni godono dell'assistenza della garanzia del fondo centrale, e circa un quarto di questa attività del fondo centrale per microcredito sono svolte dal nostro gruppo. Quindi questo è un dato che ci rende molto, molto orgogliosi, e vogliamo intensificarlo. Possiamo andare avanti.
No, questa la possiamo saltare, mi porterebbe un po' troppo lontano. E allora, qui è il messaggio che volevo dare oggi. E cioè, la nostra esperienza è proprio quella, soprattutto dell'ufficio di cui sono responsabile, mi occupo sia di sostenibilità, come ho già detto, ma anche di relazioni istituzionali. Poi con la dottoressa Grimaldi, con tante persone che sono all'ascolto oggi, ci siamo già incontrati. E per fortuna o per sfortuna, decidete voi, prima del Covid, e quindi avevamo anche tante idee e progetti che abbiamo, che sono lì, sono fermi, pronti a partire, fermi nel senso che nel frattempo li abbiamo un po' fatti evolvere, ma sono progetti in cui noi ci vogliamo mettere a fianco delle istituzioni pubbliche. In questo momento di emergenza siamo a fianco nel senso che aiutiamo veramente le istituzioni pubbliche, perché le agevolazioni e tutto ciò che di sostegno al mondo produttivo è stato talmente esteso ed ampliato che, come dire, gli strumenti standard, quelli normali, continuano ad operare, ma sono in una fase appunto di dove l'ente pubblico per forza di cose deve guidare. Questo poi è vero sempre, ma in questo particolare momento non ci permettiamo neanche di, come dire, di cercare di proporre nuove iniziative, che stiamo appunto lavorando, discutendo con le istituzioni per quando arriverà la fase di rilancio. Speriamo che fosse quest'autunno, sembra di no, speriamo che sia, possa essere già da dicembre o al più tardi appunto alla fine dell'inverno, insomma speriamo veramente che nel giro di un numero non elevatissimo di settimane possiamo pensare appunto, come si dice in questi mesi, al nuovo normale, no? E quindi partire con delle agevolazioni che abbiano senso e ristrutturate secondo quello che poi questa pandemia non ha portato solo come emergenza, ma ha stravolto per quanto riguarda alcuni pilastri di base della nostra parte società, ma soprattutto nel nostro mondo produttivo. Possiamo andare avanti anche perché su questo... qui ho fatto un po' una sintesi, riprende anche cose che un pochino ho già detto, vedete in basso la beneficenza diretta fatta dalle BCC di cui parlavo prima, ma questo è proprio come stiamo cercando di aiutare, proprio di metterci a disposizione delle istituzioni pubbliche, e soprattutto è stato detto dall'amico e collega Alberto Castronovo, con Fondo Centrale di Garanzia, ma su tutto il discorso appunto la moratoria mutui. Quello che mi fa piacere, anche perché poi qualche mese fa era uscita anche qualche informativa un pochino, come dire, non proprio corretta su questo, sulla moratoria mutui, questi sono dati di 10 giorni fa, su 225.000 richieste ne abbiamo già approvate e rese efficaci 216.000, sui finanziamenti ex articolo 13, perché erano fino a 25.000 euro, vedete, più di 5 miliardi, 112.000 richieste, 103.000 già erogati, quindi insomma, e via così, insomma, c'è un veramente un... stiamo lavorando bene assieme alle istituzioni, nonostante poi la causa scatenante è questa situazione purtroppo drammatica. Noi almeno cerchiamo di compensare al meglio e fare in modo che poi è quello un po' il nostro motto, che quando si lavora con le istituzioni, uno più uno, se proprio ci deve essere un errore, non deve fare uno e mezzo, ma deve fare tre, ecco, se è possibile. E poi possiamo andare avanti. E ecco, qui vado veloce, cerco di, ripeto, vi lasciamo le slide, quindi potete leggerle con tranquillità. Cerco di dare i dati più essenziali. Sul microcredito ho già detto, è molto interessante dire, appunto, questo è l'old normal, e quindi continueremo sicuramente, a parte i numeri straordinari di questo periodo, ma con il new normal siamo sicuri di continuare su questa china. Vedete, 8.556 operazioni per più di 1 miliardo, insomma quasi 1.150 milioni di euro di finanziato. Sono numeri veramente giganteschi che riusciamo a fare grazie alla collaborazione con il Fondo Centrale di Garanzia, avendo attivato un service all'interno della capogruppo che lavora con quasi la totalità, un centinaio di BCC, 136. Possiamo andare avanti. Questi, ripeto, poi do le prove di quello che è già stato detto, quindi ci metto veramente, veramente poco. Questo è stato riportato da più relatori, siamo tra i partner dei finanziari di CDP, non solo attraverso, che lo siamo già storicamente, con SACE e SIMEST, ma anche con
con la capogruppo abbiamo stavamo, ecco, se posso dirla proprio in termini molto, molto franchi, stavamo discutendo un protocollo d'intesa ombrello, ha cominciato a piovere in maniera molto seria, abbiamo cominciato direttamente con gli accordi che contavano, insomma, quelli sul terreno, quindi già provviste per l'agricoltura, per il turismo, proprio di pochissimi giorni fa, e andiamo avanti, tra l'altro anche con i free regionali, che è un'esperienza che ci interessa molto, stiamo collaborando molto bene con le BCC della Campania. E possiamo andare avanti? E questo appunto è un focus sui rapporti con SACE e SIMEST. È interessante ricordare appunto il fatto che siamo tra i principali consulenti e questa non è una cosa tanto banale, nel senso che abbiamo un accordo con SACE e SIMEST che ci pongono come partner da tanti anni e dei quali siamo molto fieri e orgogliosi anche nei numeri. E il dato che serve riportare è che attraverso la nostra corporate, che era una banca impresa, la struttura estero, lavoriamo molto bene da alcuni tempi anche come consulenza nel senso proprio di affiancamento alle imprese, credo che siamo i primi e i secondi partner di SIMEST per quanto riguarda la legge 133 ex 394, insomma sullo sviluppo della penetrazione commerciale delle imprese all'estero. Possiamo andare avanti. Con Invitalia invece siamo molto attivi per quanto riguarda il programma Resto al Sud, che conoscete anche in Abruzzo, abbiamo 4 BCC molto attive su questo, e il numero è molto interessante perché è vero che non basta solamente aderire, ma bisogna anche fare le cose. Hanno aderito 49 BCC su 59 di quelle ammissibili, di quelle eligible, ma già 30 BCC hanno concluso almeno un'operazione nel 2019, quindi effettivamente funziona. Possiamo andare avanti, così cerco di stare nel mio tempo. Veniamo appunto all'Abruzzo, anche se quello che ho detto già riguardava tanto anche l'Abruzzo, però abbiamo già un protocollo firmato con FIRA e la Regione, grazie al supporto delle persone che ringraziamo in apertura di intervento. È una di quelle relazioni che abbiamo per il momento, non voglio dire sospesa, ma insomma siamo lì, che manteniamo calde, ma sulle quali vorremmo costruire poi strumenti normali, passate di nuovo il termine, per fare delle cose interessanti e attraverso le nostre BCC. Qui c'è un tema molto interessante che è quello delle garanzie in generale, no? Che ci riguarda anche da vicino come gruppo bancario. Adesso non voglio allargare troppo il discorso, lo liquido, tra virgolette, in 30 secondi. Siamo piccole banche, pur essendo un grande gruppo bancario, e abbiamo un tema di vigilanza in questa fase molto, 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 come dire, invadente, se possiamo usare un termine di questo tipo, ma soprattutto abbiamo degli obblighi, dei requisiti da soddisfare in materia di accantonamenti di capitali che sono molto, molto importanti per noi, insomma facciamo un pochino fatica. E quindi tutti gli strumenti che abbassano, quantomeno ammorbidiscono l'assorbimento di capitale, cioè quanto capitale dobbiamo accantonare per poter aiutare le imprese, per noi sono vitali, molto di più di interventi agevolativi sui tassi di interesse, che ci interessano lo stesso, ma quelli di minore assorbimento di capitale sono fondamentali, perché ci consentono di poter continuare a fare il nostro lavoro, abbiamo detto prima, famiglie e microimprese soprattutto. E quindi il protocollo che è stato firmato aveva ed ha questo obiettivo di rivedere assieme da una parte Abruzzo Crea, strumenti analoghi, adesso non vado troppo nello specifico, poi se c'è qualche domanda sono disponibile, ma comunque strumenti che ci consentano di poter operare e di avere nuova liquidità. Possiamo andare avanti? E questa è l'ultima slide, con questo chiudo, anche perché poi so che c'è l'amico e collega Ferran Mingheia, che saluto, del FEI, quindi su questo non voglio dire troppo, però con questo chiudo il mio messaggio, se volete doppio, nel senso, dicevo a metà intervento che il nostro obiettivo è quello di affiancare le istituzioni, in questo momento in maniera particolare, ma di affiancarle perché poi i benefici arrivino alle piccole imprese attraverso l'intervento delle nostre BCC, con il gruppo BEI da una parte e con il Fondo Europeo degli Investimenti, con poi il braccio armato, se mi consente Ferrani, del gruppo BEI per quanto riguarda l'assistenza alle piccole imprese,
e gestiamo da diversi anni programmi di garanzia molto interessanti, hanno lo stesso beneficio e scopo di cui parlavo prima, cioè il miglior assorbimento di capitale, quindi per noi vitali. L'obiettivo è quello di fare in modo che il minor assorbimento di capitale di cui sta beneficiando la capogruppo possa essere goduto anche da tutte le BCC. C'è un passaggio ancora legislativo da compiere a Bruxelles per liberare questa opportunità, ma appunto riteniamo che sia valga la pena di insistere. Inoltre, appunto, lato BEI, cartolarizzazioni, è uno strumento molto interessante che si chiama student loan, che riguarda gli studenti, interessantissimo. Usciamo un pochino fuori tema, anche lì ripeto, sono a disposizione se ci sono domande o materiale integrativo. Credo di essere stato nei tempi, perché avevo cominciato un pochino tardi, quindi ho finito. Non ho fatto bravissimo. L'ho finito, erano tante le cose, vi ringrazio ancora e rimango a disposizione. Grazie. Grazie mille Andrea, sei stato bravissimo, intervento completo, perfetto, con uno sfondo anche romantico, perché la banca del territorio e della comunità ci induce la suggestione della partecipazione e della comprensione. Interessante la percentuale di intervento delle vostre attività sulle famiglie e sulle piccole e medie imprese, 46,8% è un buon segnale. È vero che ci siamo già incontrati, abbiamo avviato un ragionamento che resta, diciamo, aperto e che spero di poter riprendere il prima possibile. I numeri reali che hai dato e che pubblicheremo sul sito sono molto rassicuranti, cioè quelli che riguardano la moratoria sui mutui, i finanziamenti di cui all'articolo 13 e i finanziamenti di cui all'articolo 1, perché c'è sempre il solito problema del disallineamento della comunicazione. Quindi questo è un dato che diciamo con molta soddisfazione apprendo e non avevo assolutamente idea. Ti ringrazio per aver ricordato a coloro che ci stanno ascoltando che c'è un tavolo aperto proprio in occasione dell'emergenza con la nostra finanziaria regionale e con il vostro supporto, e stiamo cercando di creare le integrazioni anche per la parte che riguarda i confidi. Grazie ancora. Passo la parola a Massimo Calzoni. Salve, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Utilizzo le mie slide o le proiettate voi? Ecco, sì. Ecco, perfetto. Grazie. Io sono Massimo Calzoni, lavoro in Invitalia, sono il coordinatore del sistema Invitalia Startup e coordinatore dei servizi per l'imprenditorialità, quindi ho più o meno un occhio abbastanza lucido su quello che è il principale alveo di attività dell'agenzia. Mi riferisco in particolar modo al sostegno alla nascita delle realtà imprenditoriali innovative. Invitalia chiaramente, come tutti sapete, è un'agenzia di sviluppo del paese che agisce sul preciso mandato del governo con dei macro obiettivi da perseguire, e sicuramente quelli più importanti sono i seguenti due punti: accrescere la competitività del paese, sostenere i settori strategici per lo sviluppo, favorire le politiche per il trasferimento tecnologico e valorizzare i risultati del sistema della ricerca pubblica e privata. Questo lo fa attraverso una serie di strumenti di finanza agevolata pubblica e soprattutto negli ultimi tempi, mi riferisco a circa 5 anni a questa parte, attraverso anche un set di azioni che stanno facendo una enorme differenza. Quindi, diciamo, sostanzialmente Invitalia, lasciatemi passare un po' questa espressione ironica, non è semplicemente un bancomat finanziario pubblico, ma essendo agenzia di sviluppo ed avendo una mission istituzionale molto forte, svolge anche azioni attraverso l'erogazione di servizi reali per il supporto, la fortificazione di quelle che sono le realtà imprenditoriali più meritevoli. Alcuni numeri molto velocemente, possiamo anche passare alla slide successiva, così la utilizzo come promemoria per seguire un filo logico nel mio discorso. Alcuni numeri vado a memoria, fino ad oggi, se possiamo rimanere su questa, sì, grazie.
Fino ad oggi Invitalia ha finanziato e ha creato quindi conseguentemente più di 8.500 imprese innovative, e di queste 8.500, 1.100 circa sono le sono startup innovative, e quindi considerate che il numero è assolutamente molto molto importante, emblematico di quanto l'agenzia, su preciso mandato del Ministero dello Sviluppo Economico, stia facendo molto in tale ambito. Considerate che 1.100 startup innovative cubano un 10% circa del totale nazionale delle startup innovative, appunto, iscritte nelle sezioni speciali dei vari registri imprese. Ed ha erogato a favore di queste realtà imprenditoriali circa 390 milioni di euro. Poi Invitalia naturalmente fa anche un mestiere abbastanza, diciamo, volto allo sviluppo, al sostenere lo sviluppo e la realizzazione di programmi molto molto grandi, come ad esempio questo è possibile effettuarlo attraverso lo strumento dei contratti di sviluppo. Considerate che alla data del 1 ottobre Invitalia ha finanziato 173 grandi progetti di investimento, e attivando 7 miliardi e mezzo circa di euro in termini di investimenti. Comunque, sostanzialmente, dai numeri che vi ho raccontato potete capire quanto il vero brand, il vero marchio di fabbrica dell'agenzia sia quello di creare, sostenere imprese innovative. Sono 20 anni che facciamo questo mestiere, è un'attività estremamente complessa, lo sapete meglio di me, perché diciamo, possiamo quasi definirla una via di mezzo tra arte e scienza, no? Perché nella maggior parte dei casi, se non nel 90% dei casi, ci si trova di fronte a realtà imprenditoriali allo stato poco più che embrionale, pertanto l'attenzione non può che essere rivolta su quegli elementi effettivamente toccabili, presenti in quel preciso momento storico. Le startup innovative non hanno metriche, non hanno bilanci nella maggior parte dei casi, e pertanto ciò che è toccabile non può che essere riferito al team imprenditoriale, alle competenze. Noi prestiamo molta attenzione al capitale umano, appunto a questo valore reale che è presente all'interno di una realtà imprenditoriale che fa innovazione. Competenze coerenti rispetto all'attività da realizzare, rispetto ai ruoli che ciascuno dei soci andrà a ricoprire nella conduzione dell'iniziativa. I guru della Silicon Valley recitano questo mantra: it's all about execution, è tutta questione di competenze, di esecuzione, di capacità, e quindi, diciamo, anche noi sostanzialmente cerchiamo di seguire questa corretta indicazione. Poi viene tutto il resto, la valutazione della value proposition, anche, e diciamo, azzardo nel dire la valutazione, la presenza di una sala propensione al rischio d'impresa, certamente non seguendo a memoria l'adagio "Stay hungry, stay foolish", però quella caparbietà, quella motivazione in più in un imprenditore che vuole fare innovazione deve essere assolutamente presente. Stresso un pochino il concetto: nel manuale del bravo finanziatore non esiste questo manuale, dovrebbe essere sempre riportata questa regola aurea. È molto meglio finanziare una business idea discreta ma con alle spalle un ottimo team imprenditoriale, piuttosto che il contrario, una business idea straordinaria ma con un team mediocre. Il successo di una realtà imprenditoriale innovativa è direttamente proporzionale alla qualità delle persone che ci lavorano, delle prestazioni delle persone che lavorano all'interno di essa. Quindi, diciamo, entrando nel vivo del mio intervento, e a questo punto vi invito a farmi questo favore, a passare alla slide successiva e anche a quella successiva, ok? Sicuramente lo strumento fiore all'occhiello, un po' emblema del mestiere di Invitalia nell'ambito della creazione di imprese innovative, Smart and Start Italia. Questo strumento è uno strumento tra l'altro che è stato recentemente rifinanziato, vedi articolo 38, decreto rilancio, con ulteriori 100 milioni di euro. Si dà un pochino il senso di quanto anche il governo stia credendo non solo nello strumento, ma sia particolarmente attento
al tema della realizzazione del sostegno delle imprese innovative italiane. Vi parlerò in una slide successiva anche di uno strumento che sta per entrare nella pancia, nel portfolio di Invitalia, che è lo strumento Smart Money, ma aggiungo pure che tra un po' cambierà nome, perché ci siamo accorti un po' tutti che questa denominazione in realtà era già abbastanza battuta e presente in rete. Quindi nel decreto rilancio trovate scritto Smart Money, ma diciamo entro breve sarà battezzata con un nome differente la misura. Comunque Smart and Start Italia è uno strumento molto molto importante. Con esso è possibile finanziare non soltanto startup innovative già esistenti al momento della presentazione della domanda, ma anche realtà imprenditoriali costituite da team di persone fisiche che poi provvederanno a costituire la startup solo dopo aver ricevuto la comunicazione di ammissione alle agevolazioni. Uno strumento che mette sul piatto della bilancia agevolazioni piuttosto corpose. Considerate che c'è una copertura che può arrivare al 90% di progetti di investimento che cubano 1,5 milioni di euro. Quindi è uno strumento che può riconoscere 1,350 mila euro, a fronte tra l'altro di senza richiedere alcuna forma di garanzia, né reale né personale, perché la vera garanzia, ritorno al concetto di prima, è rappresentata non soltanto dalla bontà dell'idea, ma anche e soprattutto dalla presenza di un team imprenditoriale valido, in grado di coprire, di presidiare adeguatamente le varie aree di conduzione strategica dell'iniziativa. E poi sicuramente altro elemento che deve esserci non può essere quello del possesso della proprietà di un'innovazione, vuoi derivante da una privativa, da un brevetto, piuttosto che dall'essere proprietari dei codici sorgenti di software, piuttosto che aver al momento della presentazione della domanda realizzato un prototipo con un minimo di test che ne provi appunto la funzionalità. Comunque 1,350 di agevolazione senza richiedere alcuna garanzia, ma il vero appeal dello strumento è il piano di restituzione. Piano di restituzione di 10 anni, due rate all'anno, sono rate semestrali e posticipate, ma anticipati questi 10 anni di ammortamento da circa 3,5 anni di grazia, di grace period. Quindi il vero elemento che fino ad oggi sta rappresentando attrazione anche per incubatori, per venture capitalist che sostengono le realtà imprenditoriali innovative, che presentano poi ad Invitalia queste realtà imprenditoriali per poterle sostenere in maniera magari anche parallela, perché poi è importante utilizzare in maniera corretta gli strumenti di finanza agevolata pubblica e privata. Spesso, quando utilizzati bene, l'effetto moltiplicatore diventa ancora più evidente. Lo strumento è applicabile su tutto il territorio nazionale. Sapete che in Abruzzo le startup innovative hanno una premialità. La premialità è la seguente: il 30% del finanziamento ottenuto viene abbonato, quindi non dovrà essere più restituito. Sicuramente, insomma, sono in grado anche di potervi dire che in Abruzzo si fa innovazione. Ci sono molte startup innovative, anche particolarmente attenzionate da stakeholder che fanno questo di mestiere, investitori piuttosto che centri di ricerca anche esteri, che hanno particolarmente, soprattutto negli ultimi anni, attenzionato il fare abruzzese. E sembra forse una cosa non abbastanza, diciamo, rispondente alle caratteristiche del territorio, ma le startup innovative abruzzesi sono molto forti, molto competitive nell'ambito del macro comparto della web technology. Vi faccio alcuni nomi, perché lo faccio con molto piacere, di startup innovative che abbiamo sostenuto: Let's Wearable Solution, piuttosto che Zemina, Open Data Scientist, Altai Italia,
NG Detector, The Circle, Shard Shape, Spazio 42, Intervera, Jungle, Quick, Quotazioni, Sun City. Quindi abbiamo tantissime startup innovative abruzzesi che oggi si stanno facendo valere soprattutto extra confine. Possiamo andare avanti così non... Ecco, questo è sicuramente un altro strumento importante, e di nuovo c'è un'ulteriore novità che vi comunico: è uno strumento che sta per vedere nuova luce, si sta lavorando su delle modifiche, è uno strumento tuttora aperto. Gli strumenti di cui vi parlo sono strumenti a sportello, quindi è possibile presentare la domanda in qualunque momento e le domande sono valutate in ordine cronologico di presentazione, ma sappiate che sul piatto della bilancia c'è anche un lavoro di restyling, di miglioramento di questo strumento che finanzia le imprese giovanili e o femminili. Possiamo andare avanti. Resto al sud, ebbene, il dottor Benassi mi ha lanciato una bella palla, anche se diciamo non sono troppo alto per schiacciarla, ma ne approfitto magari per dargli per fare una bella rovesciata. È uno strumento che grazie alle recenti modifiche ha ampliato la platea dei soggetti beneficiari. Come potete vedere, anche il limite di età è esteso ai diversamente giovani. Prima era soltanto under 36, oggi siamo arrivati agli under 46, e soprattutto è cambiato molto anche a livello di copertura in termini di agevolazioni. Il 50% viene riconosciuto un contributo che copre il 50% dell'investimento ammesso a fondo perduto e il 50% attraverso un finanziamento bancario che viene garantito dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, i cui interessi poi sono pagati direttamente da Invitalia. Quindi sostanzialmente, più che di un finanziamento bancario, parliamo anche in questo caso di un finanziamento a tasso zero. E poi viene tra l'altro effettuato un ristoro, come potete vedere è previsto un bonus a fondo perduto di 15.000 euro per le imprese in forma individuale, di fino a un massimo di 40.000 euro per le società, per aiutarle in qualche modo a far fronte alla situazione di crisi in cui oggi si vertono, diciamo, si trovano. Gli investimenti realizzabili possono arrivare fino a un massimo di 200.000 euro per le società, 60.000 euro per le iniziative svolte e realizzate in forma individuali. Perché 200.000 euro? Perché viene riconosciuto un importo di spesa ammissibile pari a 50.000 euro a soggetto socio partecipante in possesso dei requisiti di età e dei requisiti che poi sono citati, come potete vedere, nella normativa appunto della misura Resto al Sud. Abruzzo è una delle regioni in cui è possibile realizzare imprese con la misura Resto al Sud. Apro una piccola parentesi velocemente: è importante chiarire questo ulteriore elemento. La chiave di lettura del giusto utilizzo degli strumenti in pancia di Invitalia non deve essere verticale. Tradotto, anche con Resto al Sud ultimamente stiamo finanziando imprese innovative, startup innovative. La misura Resto al Sud è rivolta a realtà imprenditoriali che possono beneficiare di queste agevolazioni per realizzare progetti di investimento che hanno una certa dimensione, fino a 200.000 euro. E non è detto che una startup innovativa che si trova in una fase iniziale di early stage abbia bisogno di realizzare progetti di spesa di 1,5 milioni di euro. Massimo, stiamo arrivando al termine. Ti chiedo permesso e scusa, ma è per rispettare la tabella di marcia, grazie. È possibile scorrere a questo punto velocemente. Self-employment è una misura rivolta a realtà di micro dimensione, dai 5 progetti di spesa da 5 a 50.000 euro realizzati dai famosi NIT. Andiamo avanti, che partecipano al programma Garanzia Giovani. Italia Economia Sociale è un altro strumento assolutamente applicabile, c'è un ritorno di eco, quindi possiamo andare avanti. Volevo parlarvi soltanto della prossima, ancora avanti, avanti per favore. I prossimi ingressi, ecco, Smart Money, come vi avevo accennato, è uno strumento sul quale si sta lavorando ed è uno strumento fondamentale
perché permetterà alle start-up e alle imprese innovative che si trovano nella fase iniziale, vedete, in fase di seed o pre-seed, di poter acquistare servizi ad alto valore aggiunto erogati da incubatori, acceleratori di impresa, innovation hub, organismi di ricerca, per poter sviluppare la loro soluzione, per poter arrivare alla beta nel caso delle digital o ad un prototipo o semiprototipo nel caso delle soluzioni hard. E questo grazie alle agevolazioni a fondo perduto che verranno erogate da Invitalia, che possono appunto arrivare a cubare 10.000 euro, ma le startup che realizzano la beta e il loro prototipo passano ad una seconda fase e qualora in questa seconda fase siano in grado di portare all'interno della startup stessa un socio, un investitore che finanzi, sostenga la startup con un importo di almeno 30.000 euro, bene, in quel caso Invitalia riconoscerà tramite Smart Money un'ulteriore premialità pari non oltre i 30.000 euro, ma pari appunto a questo investimento che ha effettuato l'investitore o il business angel di riferimento. Io scusate, sono andato lungo, ma la materia è talmente vasta, quindi vi di nuovo confermo tutti, come tutti i colleghi, la mia disponibilità a rispondere alle vostre domande, ma anche a dare una continuazione a questa nostra avventura. Grazie Massimo, ce ne sarà sicuramente bisogno della continuazione, avrei già tutta una serie di domande io, ma mi stanno segnalando il tempo. Interessantissimo il tuo intervento, soprattutto perché relativamente alla impostazione mentale delle attività di Invitalia deve essere naturalizzato il concetto che è un'agenzia di sviluppo, non è un bancomat, e come Regione Abruzzo ci interesserebbe tantissimo apprendere le modalità per addivenire a queste forme di contratti di sviluppo che sono una convergenza tra arte e scienza e che la Regione si vuole apprestare ad avviare. E non abbiamo il tempo di lascio lo spazio ai partecipanti sulla sessione domande e passo la parola a Ferran Minghella. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, non riesco a mettere la camera, però mi sentite? Sì, infatti ho letto, però ti sentiamo. Ok, allora perfetto. Mi spiace perché oggi mi ero fatto bello, però non riesco. Mettiamo magari le slide. E anzitutto vorrei ringraziare la Regione Abruzzo, ma anche tutti i partner che hanno parlato prima, SACE, CDP, Crea, Invitalia. In questo periodo ci siamo confrontati spesso perché è un periodo speciale dove proviamo a portare avanti iniziative che aiutino soprattutto le imprese. Dunque mi presento, io lavoro in BEI da ben 15 anni e lavoro per l'Italia negli ultimi 10 anni ho lavorato per l'Italia, negli ultimi 5 mi sono concentrato nel finanziamento dei corporate in Italia. Precedentemente mi occupavo anche delle piccole e medie imprese italiane attraverso i gruppi bancari. Quello che vorrei fare, magari mettiamo la seguente slide, è presentarvi in grandi linee il gruppo BEI, che sicuramente già conoscete, dunque un po' l'evoluzione del 2019 per poi saltare ai prodotti e come questi prodotti sono cambiati o sono stati adattati nelle situazioni attuali, per poi concludere con qualche esempio e qualche riflessione finale. Dunque ci passiamo alla slide seguente. Come sapete, il gruppo BEI ha due bracci, il principale è la banca, e dentro della banca abbiamo il Fondo Europeo di Investimento, da qui dopo il mio collega Alessandro Tappi andrà più in dettaglio sulla loro attività, però diciamo che siamo molto complementari. Il FEI riesce ad andare su tagli più piccoli con prodotti di garanzia che apportano un rilascio di capitale, come aveva detto il collega di ICREA, Andrea, che adesso è tanto apprezzato dalle banche, visto lo scarso capitale e il buon uso che tutti vogliamo fare di questo capitale. E noi, dietro il FEI, come abbiamo più capacità di un bilancio più solido, siamo lì per sostenere o per moltiplicare le iniziative che il FEI lancia.
Sì, se andiamo un attimo nella seguente slide, io volevo parlarvi delle sfide che abbiamo avuto nel 2019 come Banca Europea. Abbiamo avuto il UK che è partito, abbiamo dovuto trovare un capitale per sostituirlo. Si dice sempre che siamo tanti in Europa, è vero che abbiamo trovato una quadra perché l'attività della Banca Europea continua. Allo stesso tempo abbiamo preso un challenge in tutto quello che riguarda l'attività con il settore energy, dove abbiamo lasciato da parte tutto quello che è energia fossile, che ovviamente ha un impatto nella nostra attività, ma è quello che vuole l'Unione Europea, e noi siamo, diciamo, quel braccio che prova a indirizzare un po' i diversi paesi attraverso il nostro finanziamento su queste iniziative più green, che anche in questo periodo di crisi dobbiamo comunque tenere presente. Dunque, l'ultimo punto è che siamo dichiaratamente la banca del clima per l'Europa, e quello è il nostro target principale, è che per il 2025 il 50% della nostra finanza sarà dedicata a progetti che hanno un impatto ambientale positivo, di sostenibilità, di circular economy e così via. Dunque, queste erano le sfide nel 2019. Ovviamente un 2020 ancora più sfidante, perché a tutte queste sfide dobbiamo aggiungere la situazione attuale, e dunque la banca, in un esercizio di essere reattiva al contesto in cui ci muoviamo, sta provando a modificare dei prodotti che funzionavano già, però dargli quella flessibilità che può dare quel boost di liquidità a molte aziende che adesso sono in difficoltà. Poi magari passiamo nella successiva slide, dove vediamo come sono stati distribuiti i finanziamenti dell'anno scorso. Dunque, la banca si muove sempre con finanziamenti annuali intorno ai 70 billion miliardi. Quest'anno sarà un po' di più, stiamo facendo più sforzi perché l'economia lo richiede, dunque, e poi sforzi magari più indirizzati a attività più di working capital che liquidità, che storicamente magari non era il nostro forte, però dove abbiamo dovuto fare uno step in per sostenere l'economia. Passiamo alla seguente slide, dove qua quello che vi illustriamo attraverso queste quattro immagini sono le quattro priorità quando la banca apporta finanza attraverso le sue attività. Dunque, andiamo a finanziare innovazione, il medio ambiente, infrastrutture, le piccole e medie imprese. Queste sono le linee guida che l'Unione Europea ci dà quando dobbiamo fare il nostro intervento. Il nostro intervento che deve essere sempre di impatto, e l'impatto lo vogliamo in queste quattro aree tematiche principali. Un po' vediamo la distribuzione per ammontari, questo è a livello europeo. Passiamo alla slide successiva. Dunque, un po' per vedere cosa abbiamo fatto in Italia. Dunque, l'anno scorso abbiamo finanziato 11 billion, BEI, FEI insieme. Questo ovviamente ha un effetto moltiplicatore. Perché? Perché delle volte offriamo delle garanzie, delle volte offriamo dei finanziamenti, però non vanno a coprire sempre il 100% dei bisogni, se no che chiediamo al settore pubblico di inserirsi con ulteriore finanza, o il settore pubblico anche di venire a complementare i nostri interventi. Dunque proviamo ad avere un effetto di moltiplicatore, un effetto di crowding in anche di altri investitori. Di solito quando la BEI fa la sua analisi tecnica, è vero che facciamo un'analisi tecnica, economica e di sostenibilità, che fa sì che altre banche sono riconfortate e anche loro decidono di partecipare ai progetti. Passiamo un po' alla seguente slide. Dunque qua andiamo già in materia. Dunque, la banca ha diversi tipi di prodotti per i diversi tipi di clienti, muovendoci dalle piccole e medie imprese, start-up, alle mid-cap, per poi andare alle large corporate. Abbiamo dei strumenti che sono intermediati dai gruppi bancari, come nel caso precedente il dottor Andrea ha presentato per Icrea. Dunque noi facciamo delega ad Icrea per gestire i nostri fondi e farli arrivare alle piccole e medie imprese, perché loro hanno la conoscenza regionale. Vi ricordo che noi, essendo la Banca Europea, siamo comunque localizzati in Lussemburgo e la nostra presenza in ciascuno dei paesi europei è limitata, dunque dobbiamo fare delega agli enti locali che hanno questa capacità. Dico Icrea,
dico anche CDP e anche lo stesso per SACE. Abbiamo strumenti dunque di prestiti, abbiamo anche strumenti di advisory o consulenza per creare dei progetti che siano poi eleggibili per la Finanza Bay. Abbiamo prodotti che vanno a finanziare anche equity su imprese, delle volte le abbiamo intermediati attraverso gli strumenti del FEI, ma anche la banca ha dei prodotti di quasi equity per iniziative in ciascuno dei paesi di start-up, diciamo che siano state of the art per quel paese lì, allora lì ci ingaggiamo noi direttamente, e poi i prodotti di garanzia. Possiamo passare alla successiva slide? Questo è un po' come si riassume un po' i tipi di prodotti che vi ho appena menzionati, dunque prestiti, ma anche prestiti abbinati a risorse dell'Unione Europea, dunque lì possiamo pensare al piano Juncker, al famoso piano Juncker che sta finalizzando quest'anno e dove abbiamo fatto degli ottimi risultati in Italia in particolare, però delle volte anche qua abbiamo risorse regionali piuttosto che risorse del governo italiano, abbiamo fatto negli ultimi anni un'iniziativa che si chiamava Italy Resharing, dove abbiamo finanziato con 500 milioni delle aziende innovative italiane, piccole ma anche large corporate, piccole attraverso le banche, large corporate attraverso il mio team che lavora direttamente con i corporate in Italia, dove abbiamo fatto, come dico, 500 milioni, dietro i quali c'era una garanzia dello Stato di 100 milioni. Questo tipo di strumento è molto interessante perché riusciamo a dare un impatto sui fondi pubblici molto più importante. Dunque, da 100 milioni del MEF abbiamo sviluppato un portafoglio di 500, dunque c'è una leva del 5. Passiamo alla slide successiva. Qua ho provato a indicarvi come si distribuiscono i prodotti BEI. Dunque, se stiamo parlando di piccoli progetti di 25.000 euro, per dire, lì dobbiamo fare delega alle banche intermediarie. Invece, quando già siamo a oltre 25 milioni, possiamo già considerare un intervento diretto BEI. E lì è un po' quando il team che gestisco dentro l'Italia interviene. Dunque, andiamo a vedere se l'impatto di questi investimenti è allineato alle priorità dell'Unione Europea, facciamo un'analisi tecnica e da lì possiamo mettere in pista un finanziamento bilaterale che viene da un ente internazionale scollegato del settore bancario italiano. Cosa vuol dire per questa azienda in particolare? Se c'è un problema nel sistema bancario italiano, c'è comunque una gamba fuori che è meno impattata, che gli dà della finanza a lungo termine per delle attività di ricerca e sviluppo e delle attività innovative che l'Unione Europea ha bisogno di sostenere. Dunque questo è un po' il razionale dietro. Possiamo passare alla slide successiva. Qua vi illustro un po' il nostro prodotto intermediato. Dunque il gruppo BEI, FEI, BEI insieme vanno a parlare con i canali intermediari. Dunque principalmente sono i gruppi bancari italiani. Noi abbiamo delle linee con 30 gruppi bancari italiani. Siano linee di funding, siano garanzia, siano cartolarizzazioni, che poi devo usare queste risorse per finanziare delle piccole e medie aziende dell'Italia. Allora lì gli diamo delle linee guida, devono anche dare un vantaggio finanziario a queste aziende e da lì poi ci fanno questa riportistica, chi hanno finanziato e chi ha montari e così via. Se passiamo alla slide successiva, vedremo che qua vi illustro quando andiamo a fare della finanza diretta, e questo sarebbe più il mio team quando andiamo a cercare un progetto diretto. Qua vi faccio un esempio, abbiamo trovato un progetto di 100 milioni che è composto dalla ricerca e sviluppo di 4 anni e anche costi di CAPEX innovativo. La BEI andrà a finanziare massimo il 50% perché vogliamo che l'altro 50% sia finanziato da altri enti finanziari o dalla stessa società, ma non vogliamo avere un ruolo di monopolio. Dunque delle volte ci potrebbe essere anche CDP che viene a finanziare una parte di questo progetto. Questo è un po' il razionale, dunque sempre provare a mobilizzare altri capitali così che il nostro effetto abbia più impatto. Passiamo alla slide successiva. Dunque qua questa magari ve la risparmio, ma spiega un po' il processo, le diverse fasi del ciclo di analisi di un progetto BEI di finanza diretta. Dunque, però ecco, diciamo che la particolarità in confronto a tutti gli altri enti finanziari è che noi abbiamo un dipartimento di ingegneri specializzati nei diversi settori che andrà a controllare
l'aspetto tecnico è quello che fa sì che poi altri istituti finanziari vengano finanziati, perché noi andiamo a verificare che quello che fanno fa senso nel settore in cui stanno lavorando e che entra in un contesto razionale e che comunque dovrebbe arrivare a buon porto. Passiamo alla slide successiva. Qua vi illustro un po' come vengono scelti questi progetti, però sono un po' i punti che vi ho indicato prima, che siano tecnicamente solidi, che siano un finanziamento sostenibile, che siamo in linea con i criteri dell'Unione Europea, che non andiamo a finanziare attività che inquinano tanto, perché come ho detto prima siamo la banca del clima e a quei punti facciamo molta attenzione. Passiamo alla slide successiva. Qua vi illustro un po' come abbiamo modificato questi prodotti durante l'attuale crisi del Covid. Dunque, per i prestiti diretti abbiamo accelerato due diligence su società che lavorano nei settori più impattati, settori che potrebbero essere l'automotive, piuttosto che nella industria meccanica, nella industria, diciamo, del healthcare. Dunque, su quei progetti lì abbiamo accelerato. Su progetti che abbiamo analizzato negli ultimi anni, siamo andati a dire, ok, abbiamo finanziato massimo il 50%, però andremo a fare finanziarvi ulteriori di questo 50% perché avete bisogno di liquidità, e siamo andati a finanziare più del 50% con un top-up che ha le stesse caratteristiche che abbiamo dato all'inizio. Dunque, se avevamo dato delle durate di 7 anni con un tasso interessante, non è in questo momento che abbiamo sfruttato questa finestra per cambiare le condizioni. Abbiamo dato le stesse durate, lo stesso pricing, per sostenere delle società che in questo momento di ciclo sono in difficoltà. Invece, per quello che sono i finanziamenti intermediati, abbiamo modificato i contratti quadri con le banche per aprire alla liquidità, al capitale circolante, e allo stesso tempo dargli dunque quel sollievo, dargli più tempo per allocare quel fondo. Passiamo alla slide successiva, e già sto finendo, possiamo passare alla slide successiva. Grazie. Dunque, un po' di esempi di quello che abbiamo fatto in Abruzzo. Io menzionerei la collaborazione con De Cecco, che abbiamo stipulato l'anno scorso, ma anche quest'anno abbiamo stipulato un altro contratto. Quello che facciamo con tanti di questi large corporate è che facciamo particolare attenzione che loro supportano la supply chain, perché la supply chain è dove sono le piccole e medie imprese. Dunque, molti di questi finanziamenti che noi facciamo, le large corporate, hanno un impatto indiretto su tutte le società che lavorano con loro, e quello è magari il punto che io volevo darvi. Nella slide successiva vedete altri tanti nomi con cui lavoriamo direttamente, che poi vi lascio guardare tranquillamente. E per concludere, dunque dirvi che, sarebbe l'ultima slide, dirvi che la BEI, essendo il braccio della Unione Europea, va a finanziare progetti che sono in linea con quelle che sono le policy dell'Unione Europea, che abbiamo diversi tipi di progetti, di prodotti che ci permettono di finanziare piccole e medie imprese, mid cap, grandi imprese, cooperative agricole, perché stiamo facendo molto in agricoltura, ma oggi non è questa la tematica. E quello che portiamo al tavolo è a portare noi, ma anche altri finanziatori, e poi dare un vantaggio di pricing e di lunghe durate. E ho provato a essere veloce perché capisco che già siamo da un po' collegati, dunque grazie. Mi dispiace che non ha funzionato il video, purtroppo. Però, ecco. Grazie mille Ferran. L'intervento è stato assolutamente suggestivo, completo. Mi viene da fare una battuta, ti chiedo l'autorizzazione di farla, cioè voi come banca avete come obiettivo quello di raggiungere il 50% degli investimenti entro il 2025 sul clima, spazio green, quindi giocate di anticipo anche rispetto all'agenda 2030. E quindi complimenti doppi. Interessanti tutte le indicazioni, in particolare quella sui prestiti diretti, sul circuito dei prestiti diretti e sull'individuazione di un dipartimento ad hoc di ingegneri che valuta proprio l'aspetto tecnico, quanto viene naturalizzato l'investimento rispetto al territorio. Quindi sarebbe una buona prassi da mutuare.
ancora complimenti. Prima di passare la parola ad Alessandro Tappi, che è l'ultimo relatore, vi ricordo che ci sarà poi una sospensione dei lavori per una decina di minuti e non di più, che ci consentirà di prendere un caffè virtuale insieme e che vi permetterà di continuare a scrivere nello spazio, nella sessione riservata alle domande, che vedo in ogni caso ben alimentata. Ci saranno 15 minuti dal rientro della pausa caffè riservata appunto alle domande e poi abbiamo comunque, se avete davanti il programma, la sessione tecnica dedicata appositamente a tutti gli interventi che le aziende avranno la necessità di fare. Passo la parola ad Alessandro Tappi, grazie. Ci sei, Alessandro? Eccomi. Riesci a sentirmi? Bene. Sì, perfetto, grazie. Buongiorno a tutti. Attivare il mio audio. Allora comincio a ringraziare soprattutto l'ausilio tecnico che mi è stato dato veramente all'ultimo minuto per cercare di farmi collegare. E sembra che ci siamo riusciti, quindi faccio una premessa. Non farò una presentazione del FEI o dell'attività del FEI. Abbiamo scelto di dare un taglio molto specifico e presentare una nuova iniziativa molto importante che vede il gruppo BEI impegnato in prima linea. Ed è un'iniziativa che vede il contributo dei Paesi membri dell'Unione Europea per una risposta alla crisi di Covid in tutta Europa. Per fare questo dovrò dire due parole su come lavora il FEI, ma penso che l'accento sarà soprattutto su che cosa stiamo facendo e andiamo a fare con questo. Andiamo sulla prossima slide. Parlerò del Fondo Paneuropeo di Garanzia e mi scuso se le slide sono parzialmente in inglese e quindi se mi sentirete dire IGF, che sta per European Guarantee Fund, intendo riferirmi a questo fondo paneuropeo. Presenterò i prodotti di credito e di equity del FEI, c'è una seconda parte, una seconda gamba di questa iniziativa che è gestita dalla BEI e illustro quindi come il FEI presenterà al mercato questa iniziativa e poi una parola su come vengono selezionati gli intermediari. Prossima slide. Dunque, il Pan-European Guarantee Fund è un'iniziativa che è partita più o meno ad aprile di quest'anno. Doveva partire più presto di quanto effettivamente sia stato, perché inizialmente l'idea era quella di farla partire a giugno o luglio. Poi inevitabilmente ci sono stati dei rallentamenti, ma adesso siamo non solo sul blocco di partenza, siamo partiti. Dunque, stiamo parlando di risorse che vengono dalla contribuzione dei Paesi membri, ma non sono fondi europei, cioè fondi che gli Stati membri versano all'Unione Europea e poi vengono dati in gestione, per esempio, al gruppo BEI. Sono contribuzioni dirette dei Paesi membri al gruppo BEI. Quindi è una prima in assoluto, è un esempio molto interessante anche di mutualizzazione dei contributi e quindi della europeizzazione, insomma, delle risorse nazionali, che ha solo per questo un merito molto importante. Secondo merito è che sono risorse molto importanti, cioè stiamo parlando di contribuzioni di 25 miliardi o fino a 25 miliardi da parte dei paesi in questo fondo gestito dalla BEI, sostanzialmente per fare tutto o quasi tutto quello che il gruppo BEI fa già con i prodotti esistenti, ma con un obiettivo specifico che è relativo al Covid. Quindi per quanto riguarda il FEI, noi lavoreremo direttamente con le nostre garanzie, con gli intermediari finanziari che fanno finanziamenti alle imprese e lavoreremo con i fondi di investimento di venture capital, private equity, con cui il FEI normalmente opera. È principalmente uno strumento a sostegno delle piccole e medie imprese, ci sono anche altre cose che si possono fare, ma sostanzialmente questo è l'obiettivo principale, sia diciamo, di volume sia di policy.
C'è una trasformazione miracolosa dei 25 miliardi in 200 miliardi, che è quello che intendiamo far raggiungere alle imprese in termini di nuovi finanziamenti. Questa moltiplicazione miracolosa è semplicemente frutto di una catena di interventi, prima di tutto da parte del FEI, con risorse proprie, e della BEI, che moltiplicano le risorse messe a disposizione. Secondo, in quanto noi operiamo attraverso intermediari finanziari, c'è una seconda moltiplicazione grazie al fatto che tutti i nostri interventi sono in partecipazione al rischio con un intermediario finanziario, quindi un'ulteriore moltiplicazione. Giriamo pagina. Gli obiettivi, dicevo, del IGF sono sostanzialmente piccole e medie imprese. Non abbiamo solo obiettivi, abbiamo anche parecchi vincoli a cui dobbiamo prestare molta attenzione, ma almeno il 65% di quei 200 miliardi devono arrivare a destinazione piccole e medie imprese. Quindi sono soldi importanti e soprattutto soldi che dovranno essere erogati molto in fretta. C'è una piccola componente di equity venture debt, che è il 7% del totale, o massimo 7% del totale, e dicevo ci sono alcune altre zone di intervento, quali per esempio le grandi imprese o le istituzioni pubbliche, tipicamente quelle che operano nel settore della salute. C'è un'attenzione al rischio, cioè queste contribuzioni non sono 25 miliardi a fondo perduto, ma hanno un rigoroso gestione del rischio collegato. Sostanzialmente dobbiamo rimanere in una perdita attesa per i contributori al massimo del 20%, il che significa che su 200 miliardi non possiamo perdere, in termini di perdite attese, quindi stime per il futuro, più del 2,5%, che non è molto. La distribuzione geografica, praticamente tutti i Paesi membri partecipano, ma ci sono dei vincoli per non concentrare le risorse solo in alcuni grossi utilizzatori, logica del tutto condivisibile immagino, e senza particolari esclusioni di settore, perché sostanzialmente il Covid è una crisi che tocca tutti e tutti i settori. Giriamo pagina. Ecco qui vediamo chi partecipa e chi non partecipa. Al di là delle cifre, i 25 miliardi praticamente sono già arrivati, nel senso che ci manca un 3% del 25 miliardi di obiettivo, e di cui un 1% è nel processo decisionale interno nazionale, per esempio l'approvazione del Parlamento e così via, ma sostanzialmente siamo arrivati a destinazione, che è già di per sé un grande successo. Giriamo. Ecco, qui è un po' il nucleo dell'attività che il FEI è chiamato a fare, perché operiamo, come dicevo prima, nelle due direzioni del credito e dell'equity. Il credito ha una parte preponderante, come avete sentito prima, 12,7 miliardi di risorse sui 25 miliardi totali sono destinati a operazioni per il credito alle piccole e medie imprese gestite dal FEI, e altri 4,3 miliardi sono destinati sempre per le piccole e medie imprese, ma sotto forma di equity, quindi sotto forma di investimenti in fondi di venture capital e private equity. Brevemente faccio una breve, insomma, panoramica dei prodotti, c'è una slide successiva. Quello che è importante dire per chi conosce come lavora il FEI è che non c'è una sostanziale differenza nel modus operandi di questa facility rispetto a quello che il FEI fa. Il FEI dà delle garanzie di portafoglio, quindi non diamo mai una garanzia singola per un'impresa, e non siamo mai in contatto diretto con l'impresa per approvare o la garanzia o un finanziamento. Il nostro lavoro è quello di selezionare gli intermediari finanziari, validare le loro procedure di selezione del credito, e poi sostanzialmente dare un plafond di garanzie, per esempio, per finanziamenti effettuati dalla banca o altre istituzioni che fanno questo. Possono essere fondi di credito, possono essere fondi di garanzia,
possono essere piattaforme online adesso come ultima, diciamo, novità, ultimo arrivato nella lista degli intermediari che possono lavorare con il FEI. E queste garanzie possono avere caratteristiche diverse, possono coprire pari passo, quindi con partecipazione al rischio diretta e equivalente a quella che viene ritenuta dall'intermediario. Per esempio, copriamo il 50% di ogni finanziamento incluso in un portafoglio, oppure copriamo lo stesso portafoglio ma solo a concorrenza di una certa massima perdita. Quindi possiamo dire, per esempio, che ci attendiamo che il portafoglio perda al massimo il 10%, e la nostra garanzia non solo sarà del 50%, per esempio, di ogni finanziamento, ma solo nel limite a concorrenza di questo 10% di perdita attesa. Il che significa che moltiplichiamo ulteriormente il rapporto tra erogato e risorse impiegate, perché c'è questa ulteriore componente di ritenzione del rischio da parte dell'intermediario per la parte di perdita in attesa. Questi due versioni, due varianti delle garanzie di portafoglio, che sono chiaramente l'operazione faro, diciamo, di questa iniziativa, ma anche in generale dell'attività del FEI, sono quello che chiamiamo capped guarantees, quindi, per tradurlo in un bruttissimo italiano, garanzie cappate a una certa percentuale della perdita potenziale, o non cappate, cioè assolutamente pari passo con l'intermediario. E vedete, i 6 miliardi del totale dei 25 sono, per esempio, destinati alle garanzie non cappate, che corrisponderà a un volume totale di garanzie di circa 19 miliardi, 18.7. Vedete già un primo effetto moltiplicativo. Poi ci sono le attività di cartolarizzazione che il FEI da sempre conduce, sempre a favore del piccolo e medie imprese, cartolarizzazione di portafogli di banche contro l'impegno da parte della banca a erogare nuovi finanziamenti in una misura che è un multiplo dell'intervento del FEI a valere sulla cartolarizzazione. E poi passiamo alla parte, diciamo, fondi, e c'è ancora un pezzo, come dire, rosa nella slide che vedete, che sono fondi di credito. Il FEI da 4-5 anni è molto attivo nell'investimento non solo in equity, in fondi di equity, ma anche in fondi che erogano credito privato, quindi un canale distributivo alternativo a quello del sistema bancario. E poi ci sono la parte propriamente di equity, in cui interveniamo come investitore limited partner in un fondo. Possiamo intervenire a vario titolo, e abbiamo identificato le fattispecie più rilevanti in questo ciclo per sostenere, appunto, le imprese nel intervento a sostegno del fondo perché il fondo possa fare il primo closing. Molto spesso gli investitori spariscono molto, molto velocemente quando c'è un momento di incertezza quale quello a cui assistiamo, ed effettivamente molti fondi che prevedevano di fare il closing, quindi di effettivamente poter lanciare la loro operatività nei primi mesi del 2020, stanno subendo un ritardo importante, perché alcuni investitori o sono in difficoltà essi stessi e quindi hanno altre priorità a cui badare, o semplicemente giudicano che il grado di incertezza è troppo elevato per fare ulteriori investimenti di questo tipo. Il che significa che il gestore del fondo ha difficoltà a raggiungere la massa critica per lanciare il fondo, o il livello ideale per lanciare il fondo, quello che chiamiamo il target fund size. Ma ci sono anche, speriamo pochi, l'abbiamo visto nella crisi passata del 2010, semplicemente che investitori che hanno sottoscritto quote di un fondo, il fondo comincia a lavorare, quando il fondo comincia a fare gli investimenti chiama il capitale da ciascun investitore, e ci sono investitori che purtroppo vanno in default perché non hanno la capacità, la possibilità
di onorare il proprio impegno a contribuire alle risorse del fondo in cui hanno investito. Per cui questo non solo mette in difficoltà il gestore del fondo, evidentemente, ma mette anche in difficoltà le imprese a cui questi investimenti sono diretti. Per cui un intervento, ci fosse la necessità, anche a sostituzione di limited partners che non partecipano alla chiamata al capitale, ci pare utile. E poi aspetti di turnaround, visto che molte imprese redditizie solide trascorrono un periodo di difficoltà obiettiva legata per esempio al lockdown, e quindi c'è bisogno anche di fondi che siano specializzati nel turnaround di queste operazioni. Possiamo girare la pagina. Un'altra. E questa è la stessa slide di prima sul fronte credito, quindi non ci dobbiamo soffermare molto. Direi che possiamo guardare all'ultima riga. L'ultima riga è quanto volume di finanziamenti verrà mobilizzato attraverso tutta la catena di intermediari a cui mi riferivo prima, rispetto alle risorse iniziali che i Paesi membri che contribuiscono al IGF hanno messo a disposizione. Cioè, per prendere l'esempio delle garanzie, 2,5 miliardi di contribuzione per il prodotto garanzie capped si trasforma in 36 miliardi, secondo le attese e i calcoli che il FEI ha fatto, 36 miliardi di finanziamenti effettivi mobilizzati a livello di beneficiario finale, quindi un moltiplicatore di 14 volte e così via. Quindi questo è la trasformazione magica che dicevo all'inizio, ma è essenziale per fare un utilizzo, diciamo, efficiente delle risorse pubbliche. Possiamo girare. Questo è per chi è un intermediario finanziario potenzialmente interessato a lavorare con il FEI, è un po' il nucleo della questione. Quali sono gli intermediari con cui possiamo lavorare? Praticamente tutti, dalle banche commerciali, le banche promozionali di sviluppo, le istituzioni di microfinanza, gli cosiddetti alternative lenders, quindi per esempio le piattaforme online, e così, i leasing, i fondi di credito e così via. Abbiamo un pricing fissato per la facility delle garanzie, lo vedete in basso a destra, 20 basis points per l'importo garantito per le garanzie cosiddette cappate. 70 Alessandro, scusami, ti ricordo. Prego. Che abbiamo finito il tempo, siamo proprio al limite. E ho finito anche la Perfetto, slide, perché grazie. Con questa concludo nel dire grazie. Che c'è una call for expression of interest, un bando per la manifestazione di interesse per partecipare a uno qualunque dei prodotti che il FEI offre. Lo potete trovare sul sito del FEI, e potete naturalmente contattare il team del FEI per qualunque ulteriore informazione di cui avete bisogno. Grazie. Grazie a te Alessandro, e ci hai portato quantomeno insomma alla regione Abruzzo questo nuovo apprendimento di un interessantissimo esempio della, come lo hai definito tu, europeizzazione delle risorse nazionali, questa contribuzione dei paesi di 25 miliardi che magicamente, e questo sarebbe tutto da affrontare nel senso che occorre un tecnicismo e quindi impegna un tempo importante che non può essere liquidato in un intervento così in tempi ridotti, con l'effetto moltiplicatore diventa 200 miliardi e come obiettivo ha un 65% di destinazione finanziaria alle piccole e medie imprese con un effetto di liquidità immediata purché si tratti di emergenza Covid. Interessantissimo strumento che francamente tutto da scoprire e se non ho capito male in questo momento è in discussione presso le nostre camere in Parlamento. E sicuramente qualche interlocutore farà domande sul bando di manifestazione di interesse, ma ti ho chiuso il tempo e quindi magari lo lasciamo nello spazio riservato alle domande. Ci salutiamo per 10 minuti, sono le 11.53, alle 12.03 riattiviamo con lo spazio riservato alle domande.
Eccoci di nuovo in linea, possiamo riprendere i lavori e avviamo lo spazio per le domande. Ho pensato di leggere le domande che trovo in chat intanto e parto dalla prima. Mirko, molte piccole imprese esportano molte piccole imprese esportano e visto in UK, ma visto che il negoziato Europa Brexit procede con molta difficoltà, SACE e Simest pensano di dedicare strumenti specifici per la complessità del caso? Dalla vostra esperienza nei processi di internazionalizzazione, pensate che le fiere internazionali virtuali possano essere una vera opportunità per le imprese? CNA Abruzzo. Allora, parto, vai, diciamo, Carlo, essendo stato messo in discussione. Allora, sicuramente il discorso Brexit dovremo vedere come verrà gestito dal nostro punto di vista. Sicuramente come Simest vi sarà la possibilità di poter prevedere eventuali finanziamenti in, diciamo, in progetti che prevedano l'eventuale ingresso o partecipazione al paese, così come anche eventuali fiere virtuali. Quindi da questo punto di vista, per esempio, la misura del finanziamento legata alla partecipazione a fiere che normalmente sono collegate a fiere in presenza è stata estesa anche a fiere di natura virtuale. Quindi da questo punto di vista piena possibilità di poter coprire anche tale tipologia di spese. Per quanto concerne il discorso Brexit, vedremo e verificheremo quale sarà la tipologia, diciamo, di accordo per l'uscita dall'Unione Europea. Dall'altro lato cercheremo però di assistere al meglio le aziende con gli strumenti che attualmente abbiamo a disposizione. Perfetto, ok. Passo alla seconda domanda. Buongiorno, mi sembra che sia stata tralasciata di segnalare, invitare un'opportunità di finanziamento per le aziende che riguarda i fondi per la formazione continua, più che necessaria per la ripartenza economica del paese e di conseguenza dell'Abruzzo. Ovviamente la domanda è rivolta a tutti coloro che hanno questo tipo di iniziative in cantiere. Quindi indicatemi chi dei relatori vuole prendere la parola e offrire il proprio contributo. Io sulla formazione, dottoressa Grimaldi, sulla formazione chiaramente SACE non eroga bandi per la formazione continua, però sicuramente vale la pena citare, e non lo abbiamo fatto prima solo per una questione di tempo, che noi abbiamo una linea di attività, lo menzionavo prima velocemente, quindi uno stream di attività che riguarda proprio il supporto formativo alle imprese attraverso una serie di percorsi che facciamo market o sector driven. Tutta formazione gratuita, abbiamo una piattaforma, adesso lascio magari nella chat l'indirizzo sul quale si può andare, una piattaforma tutta dedicata a contenuti formativi per le imprese che vogliono approfondire i mercati oppure vogliono approfondire determinati settori. Quindi lato SACE, sulla formazione ci siamo, e anzi è uno dei messaggi con i quali ho chiuso il mio intervento prima, tutte le aziende in ascolto, ma tramite il filtro della Regione Abruzzo, noi siamo assolutamente disponibili per approfondire anche vostre esigenze regionali e fare qualcosa di mirato nella vostra regione e quindi anche sul territorio. Grazie. Mi avete riattivato l'audio? Ok, ah, ecco, perfetto.
Grazie Mariangela, grazie. Noi come Regione Abruzzo naturalmente abbiamo attivato un dialogo e un'interlocuzione con il territorio proprio relativamente all'aspetto della formazione continua. È un avvio che inevitabilmente è stato sospeso dalla pandemia perché era incluso in un tavolo con il partenariato. Intanto abbiamo avviato attraverso l'assistenza tecnica la formazione continua delle istituzioni, quindi non abbiamo introdotto questo argomento in questo webinar proprio perché la prima parte della formazione la facciamo a livello istituzionale ed è relativa all'avanzamento della spesa. E già però con ARAP abbiamo, con il presidente Savini e il suo gruppo di lavoro, avviato un ragionamento per la formazione continua anche relativamente all'ambito di richiesta al governo di una posta da inserire sul REACT, perché è tra le tematiche che REACT contiene quella della inclusione e della formazione continua. Questa è quello, la posizione della Regione Abruzzo. Vi leggo la domanda successiva. Mi fai scorrere tu perché non riesco? Grazie. Non sono state ancora segnalate forme di finanziamento per l'agricoltura e le foreste molto presenti nella nuova strategia Europa ambiente climatica. Grazie. Prego gli interlocutori, la domanda è rivolta a tutti, poi la posizione della Regione Abruzzo la posso chiosare io. Se qualcuno dei relatori vuole fornire qualche indicazione rispetto al tema. Ma sono Andrea Benassi, io posso dire che molti degli strumenti, anzi quasi tutti gli strumenti che ho citato, riguardano anche, non hanno una limitazione settoriale, tranne alcuni settori, insomma, tra virgolette proibiti, ma non riguardano anche l'agricoltura. E abbiamo anche questa provvista che citavo prima e abbiamo un altro strumento che si chiama Agritalia che stiamo cercando di sviluppare assieme, è uno degli strumenti collegati al FEI. E quello che posso fare, come avevo già anticipato prima, posso integrare la presentazione con una pagina che risponda, di sintesi che risponda a questa domanda. Mi piace essere preciso anche nei numeri, così dateci qualche ora e diamo una risposta completa. Grazie. Sì, se posso aggiungere qualcosa anch'io. Prego. Alberto Castronovo, CDP, mi sentite? Sì, grazie Alberto. Allora, io ho citato nella mia presentazione uno strumento che è il free regionale. Il free regionale è uno strumento, come dicevo, in blending che viene strutturato insieme alla regione e al sistema bancario e la regione ha la possibilità di focalizzare lo strumento su specifici settori. Quindi per rispondere alla specifica domanda, se ci fosse un interesse particolare in un settore come ad esempio l'agricoltura o l'agroalimentare, si potrebbe focalizzare un intervento di Regione Abruzzo su uno o più settori, quindi avere un focus sul settore agroalimentare. L'esempio, il case study che vi ho riportato della Campania, ha visto più del 24% di domande arrivare dal settore agroalimentare, quindi forte interesse da parte delle aziende del settore agroalimentare a utilizzare questo tipo di strumento finanziario. Grazie. L'ultima. Aspettiamo un attimo di vedere se ci sono altri interventi dei relatori rispetto al tema segnalato. Dottoressa, io aggiungo solo che sì. Garanzia Italia chiaramente include anche imprese appartenenti ai settori agricoli, quindi soltanto questo come piccola precisazione, quindi imprese appartenenti ai settori agricoli possono accedere a Garanzia Italia. Sì, io magari da parte di BEI vorrei dire due cose. Sul settore agricolo abbiamo sviluppato da un po' di anni internamente un gruppo di lavoro che ha messo in pista dei prodotti dedicati al settore dell'agricoltura.
In particolare l'anno scorso attraverso dei gruppi bancari abbiamo messo delle linee di prestiti dove c'è anche una quota riservata ai giovani agricoltori. Queste linee le abbiamo stipulate con Intesa, ma anche con Unicredit, Crédit Agricole e adesso non ricordo se c'è qualcun altro ente o istituto finanziario. Allo stesso tempo abbiamo fatto dei programmi per finanziare società agricole o nel Vaio Economy, che la chiamiamo, anche più larghe, e lì è dove attraverso questo prodotto abbiamo finanziato la De Cecco in particolare. Già stiamo vedendo anche altre aziende mid-size che verranno finanziate nei prossimi mesi. Grazie. Bene, grazie. Manuela, scusami, l'ultimo intervento per quanto riguarda la parte del settore agricolo, faccio una precisazione. Prima nell'ambito dell'intervento avevo menzionato il fatto che la Regione Abruzzo fosse stata la quinta effettiva regione che ha beneficiato nel primo semestre, ed effettivamente è così. L'unica cosa che come importi sono circa 10 milioni di finanziamento con 28 aziende diciamo abruzzesi finanziate. Per quanto concerne il discorso del settore agricolo, c'è da dire un aspetto: siccome i nostri finanziamenti, soprattutto di natura agevolata, vanno in de minimis, sappiamo tutti che quel settore non può beneficiare di eventuali finanziamenti agevolati in tal senso, perché ve ne sono altri di altra natura che sono specifici sul settore agricolo. Sapete meglio di me che ci sono determinate società a livello nazionale che si occupano nello specifico di affiancare l'eventuale sviluppo sia nell'ambito del mercato interno che sull'estero per quanto concerne il settore agricolo. Quindi probabilmente oggi nell'ambito dei vari interlocutori che si sono diciamo intervallati con i vari diciamo le varie relazioni tecniche è mancato questo aspetto, ma perché probabilmente mancava questa tipologia diciamo di intervento. Perfetto, grazie mille Carlo. Io concludo su questo argomento 12 secondi dicendo che la Regione Abruzzo dal punto di vista dei finanziamenti specifici per l'agricoltura ha un indirizzo politico molto forte del nostro vicepresidente assessore Imprudente, grazie alla collaborazione del suo direttore di dipartimento, la dottoressa Elena Sico. Abbiamo creato per la programmazione 21-27 un sesto tavolo tematico, oltre ai 5 indicati dalla Commissione Europea, proprio agricoltura e pesca. Abbiamo le sintesi di quei tavoli tematici disponibili per il partenariato sul portale e stiamo per riavviare un prossimo incontro proprio relativo e specifico alla programmazione e alle opportunità di finanziamento nel segmento agricoltura, questo per la parte di Regione Abruzzo. Non ci sono altre questioni segnalate in chat, ma in ogni caso c'è lo spazio riservato alla sessione tecnica per argomenti che magari vi verranno in mente e non vi sono venuti in mente, non avete segnalato in chat. Io passerei alla sessione istituzionale, lasciando la parola al presidente di ARAP Abruzzo, Giuseppe Savini. Grazie. Bene, io ringrazio Emanuela, ringrazio tutta la struttura regionale, ne approfitto anche per ringraziare la struttura dell'ARAP che si è messa a disposizione a livello tecnico per la riuscita, l'organizzazione e la riuscita di questo evento molto molto importante, al di là poi delle difficoltà tecniche. Quindi saluto il Presidente, saluto tutti gli intervenuti, faccio un ringraziamento particolare al Consiglio di Amministrazione dell'azienda che presiedo, quindi a Mariella Iommi e a Gianni Cordisco per l'aiuto che tutti hanno dato per la riuscita dell'evento. Io sarò breve, ma l'occasione è troppo ghiotta per esprimere un concetto fondamentale. Dietro di me vedete un banner con la scritta Investi in Abruzzo. E questo banner è una chiusura di un puzzle che è necessario chiudere, perché deve essere una priorità per la Regione Abruzzo stare al pezzo su tutte le questioni che oggi sono state trattate per quanto riguarda gli strumenti finanziari e non solo. Gli muri oggi
sono presenti e loro sono i protagonisti di oggi, perché non è solo un passaggio informativo. Gli imprenditori devono fare impresa. Ed è strano vedere ARAP, che l'azienda regionale, che forse non tutti lo sanno, nasce dalla fusione di tutte le aree industriali, è strano vedere un soggetto, che è un soggetto normalmente deputato alla gestione dei luoghi dove si fa impresa, che invece diventa braccio operativo della regione Abruzzo nell'ambito di una scelta strategica di presidiare non solo i luoghi, ma di presidiare tutta la roba che oggi avete visto nelle slide, perché quella roba va presidiata. Io la dico in maniera molto semplice: la nostra presenza ha senso se, come braccio operativo della regione Abruzzo, insieme al presidente Marsiglio, all'assessorato alle attività produttive e alla struttura di coordinamento dell'ufficio di presidenza che presiede egregiamente Emanuela Gribaldi, noi insieme alla regione diventiamo i soggetti che sono la leva per portare e amplificare i fondi che oggi vi sono passati sul computer. Quindi oggi occorre il soggetto che raccoglie tutti gli strumenti che oggi sono passati sulle slide all'interno di una struttura, che è una struttura che già opera sul territorio, perché ARAP sta con tutti e due i piedi nei LIFE, negli Horizon, in tutte negli Interreg, in tutti i progetti europei, che diventi braccio operativo per far tornare la regione Abruzzo protagonista a Bruxelles. Il programma 2021-2027 è uno di quegli strumenti, perché sarà il prossimo focus della regione Abruzzo, oltre a quegli strumenti finanziari che oggi sono passati. E io mi rivolgo alle imprese per dire che, se è vero come è vero che occorre questo strumento, occorre tornare protagonisti, la regione Abruzzo insieme a ARAP dovrà determinare sicuramente a tutti i livelli istituzionali e economici un focus point per sviluppare le scelte strategiche fondamentali per il rilancio economico del territorio, perché quelli sono gli strumenti, quelli che sono passati e quelli che già conosciamo, che sono i fondi indiretti e i fondi diretti. Noi sicuramente ci concentreremo sulle aree più importanti, no? La ricerca e innovazione, ormai ne abbiamo parlato, l'economia digitale, la sicurezza, l'occupazione giovanile, piuttosto che la diffusione delle tecnologie e dell'ambiente. Però noi oggi abbiamo una sfida epocale. La sfida epocale è che la regione Abruzzo, col suo braccio operativo, possa affrontare queste questioni creando lo strumento, il collante tecnico amministrativo che sia operativo, che sia efficace, insieme agli organismi, a tutti gli organismi, a tutti i livelli interistituzionali e della regione Abruzzo, io dico anche interassessoriali, al fine di gestire tutte queste dinamiche più importanti connesse alla gestione degli strumenti finanziari e degli strumenti economici che nascono dalle istituzioni europee. Tale obiettivo si può raggiungere solo monitorando la normativa, stando vicino alle imprese, facendo un lavoro di cucitura importante che è mancato in questi anni tra le stanze della regione Abruzzo e le stanze di Bruxelles, tra virgolette anche attraverso non solo il rapporto diretto, e oggi si è dimostrato che il presidente Marsiglio, la struttura tecnica, ha collegamenti importanti, fondamentali con tutte le istituzioni, ma anche attraverso un collegamento importante con l'attività lobbistica, io dico, e anche politica a tutti i livelli. È chiaro che ci si deve concentrare sul FESR, perché diciamo è uno strumento finalizzato, e lo dico alle imprese, insomma, a generare crescita sostenibile, esclusiva, insomma, in un momento storico nel quale ci vuole un po' il rafforzamento della coesione sociale a tutti i livelli. Però occorre partecipare alla gestione dei nuovi mezzi di finanziamento, immaginare un'organizzazione che consenta un facile utilizzo delle risorse a disposizione delle attività produttive. È chiaro che ci vuole uno sforzo aggiuntivo, ci vuole il presidio per l'utilizzazione di questi strumenti, il presidio degli strumenti finanziari, anche degli strumenti complementari, anche perché molti, insomma, strumenti che sono concepiti con accesso al credito garantito cofinanziato hanno bisogno di liberare un po' le imprese
rendendole non più dipendenti sotto il cappotto dei supporti finanziari che sono fini a se stessi. Io concludo dicendo che il focus principale sarà anche quello e soprattutto nel presidio dei fondi diretti. Io lo dico alle imprese che sono collegati: la regione Abruzzo non può più permettersi una gestione superficiale, ma è concentrata, e io sono convinto che ci riusciremo, all'assumere una fisionomia aggressiva verso i bandi, al presidio e innanzitutto alla consapevolezza anche delle imprese che hanno gli strumenti finanziari di cui abbiamo parlato oggi, ma hanno anche un'altra serie di strumenti per aggredire le proprie necessità, con un presidio soprattutto dei processi di partecipazione delle imprese, che vanno sentite, vanno ascoltate dalla regione Abruzzo, e noi siamo qui per questo. Marsilio, la Grimaldi, l'ARAP è qui per ascoltare le imprese nei prossimi periodi, anche durante la pandemia, anche durante questo periodo, per affinare le armi quando tutto questo sarà finito, per fare un'attività di supporto alle imprese, soprattutto all'iniziativa privata, tutto tondo, per finalizzare la partecipazione dei bandi, la presentazione dei progetti, fare dei vestiti su misura per le imprese, perché questo è cambiato, quindi riappropriarsi di un ruolo che deve essere proprio di una regione che sta al centro del continente, al centro di due mari, porta verso l'est e soprattutto porta verso l'Africa, per vincere la progettualità e portare a voi, imprese che siete collegate, i soldi a casa, i soldi a casa. Chiudo ringraziando con l'idea che, la grande idea che il presidente Marsilio, l'assessorato, e qui è l'occasione per ringraziare Mauro Febbo che è stato fautore di tutta questa iniziativa, e anche la presenza del nuovo assessore Daniele Damario, ma soprattutto del presidente Marsilio, che ci sta seguendo e che ci è a fianco per creare veramente una struttura operativa che guardi al tessuto connettivo della produttivo della regione Abruzzo e rafforzarsi sotto tutti i profili, coordinando le politiche regionali e facendo da punto di collegamento. E questo io con l'ARAP, con la mia struttura, sono a disposizione per farlo e diventare l'imbuto di tutti questi strumenti, perché le imprese hanno bisogno delle soluzioni. Questo è quello che io volevo dire. Grazie Presidente Savini, grazie per la sintesi che è la cartina di tornasole del rinnovato atteggiamento dell'Abruzzo, grazie all'impulso del Presidente Marsilio, della partecipazione dal basso, basso inteso come fabbisogno reale, rispetto al quale la Regione si sta aprendo, e questo momento di incontro ne è l'esempio. Mi dicono che è connesso il neo nominato assessore Daniele Damario, non lo vedo a video, però mi dicono che è connesso. Io mi senti Daniele? Mi sento. Ah, perfetto. Mi sento e vi vedo pure. Perfetto, perfetto. Allora, rallegramenti. Tra virgolette, sono qui con l'assessore Febbo. Stamattina è stato ieri e oggi, non c'è due giorni di passaggio delle consegne. Capogruppo, prego. Il neo capogruppo di Forza Italia. Ringraziamo l'assessore Febbo per il passaggio di consegne molto pesanti, quelle che lascia Mauro Febbo a Daniele Damario. Ci lascia tanto lavoro fatto. Grazie ancora Mauro Febbo, che proprio ieri mi ha chiamato l'ultima volta, questo per dire il tipo di attività che continuo a fare rispetto al tema delle attività produttive e l'interesse che ha sempre. Secondo me ti chiamano ancora più spesso. Io ieri ho avuto questa impressione, infatti. sì. Prego. Prego, no, la parola a te, assessore, per questo saluto. Il mio stamattina ovviamente è solo un saluto istituzionale, per fare un plauso per l'iniziativa presa dall'assessore Mauro Febbo, dall'assessorato, dal presidente Marsilio, per questo importante momento di incontro, per valutare gli strumenti atti al rilancio in questo periodo Covid dell'economia abruzzese. Dicevamo, un lavoro arduo e pesante, da ieri mattina
sono seduto qui con Affranco Mauro, che mi sta facendo un po' di passaggio del consente, il grande lavoro che lui comunque aveva iniziato e che spero di poter portare avanti con gli stessi risultati e con la stessa positività. Quindi spero di essere nell'altezza, sono convinto. L'unica cosa che saprò dire è che ci metterò il massimo e poi vedremo, fra qualche tempo vedremo il risultato. Poi magari, visto che qui l'assessore Febbo voleva dire qualcosa pure lui, visto che comunque è una sua iniziativa, ed è giusto che stamattina ci porti il suo saluto. Bene. No, vabbè, io volevo un saluto a tutti e credo che insomma è un lavoro che abbiamo fatto collegialmente, stiamo facendo bene. E chiaramente ci sono una serie di opportunità che ci sono, perché finisce il famoso sestennio della programmazione, ne comincia un altro. Abbiamo quindi idee da mettere in campo, abbiamo la possibilità di fruire di altri fondi che sono quelli della programmazione, quella che prima si chiamavano il FAS, poi Masterplan, e quindi adesso vedremo che nome gli metteranno, e più abbiamo altre risorse aggiuntive come il Recovery Fund, il REAC, eccetera. Quindi è un bel lavoro da fare, il Dipartimento di Coesione della Presidenza sta lavorando, dottor Segrimaldi, con il suo staff, la Presidenza, il Presidente Marsilio sta facendo, credo, un lavoro diverso rispetto al passato, nel senso che sta lavorando in anticipo per arrivare con una progettualità ben precisa, e soprattutto insomma abbiamo messo in campo una serie di attività che credo che quando avremo l'assegnazione dei fondi saremo in grado di spenderli nell'immediato e dimostrare insomma una regione che ha cambiato volto e diventa efficiente ed efficace. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie mille, grazie. Grazie mille Mauro Febbo, grazie mille Daniele Damario. Passo la parola al Presidente Marsilio, che ringrazio per aver dato impulso a questa straordinaria iniziativa in questo momento importante più che mai. Prego Presidente, l'audio. Ringrazio tutti voi, contribuirò in maniera determinante a recuperare sulla scaletta che prevedeva in questi minuti l'inizio della sessione tecnica, non mi diffonderò molto a lungo, sono state dette molte cose, abbiamo ascoltato, visto, peraltro tutte quelle slide e presentazioni saranno presto disponibili su tutti i nostri siti per tutti gli operatori, che ringrazio, ho visto che hanno partecipato in molti, c'è stata una media di partecipazione di circa un'ottantina di accessi, che tolti appunto gli accessi dei relatori e quelli istituzionali, vuol dire che ci sono state mediamente almeno 60 imprese del territorio interessate a seguire questo incontro, a dimostrazione che c'è bisogno di fare rete, c'è bisogno di mettere a conoscenza i tanti complessi, a volte strumenti economici, finanziari, di sostegno all'impresa e allo sviluppo che esistono e sui quali l'Abruzzo deve avere un atteggiamento proattivo, molto presente, lavorare come regione a fare sintesi delle esigenze del territorio e portare strutture nazionali e anche internazionali a contatto stretto con il nostro territorio. Quindi ringrazio tutti i relatori e i soggetti che stanno dimostrando interesse verso la nostra regione, coltiveremo questo rapporto e cercheremo di attivare quanto prima anche gli strumenti dedicati al territorio, come è stato detto da diversi degli interlocutori, quindi Cassa Depositi e Prestiti, Simest, Sace, Invitalia, le banche, il gruppo ICREA, la Banca Europea degli Investimenti, che troppo spesso viene percepita come distante e lontana dal territorio, ma che dobbiamo assolutamente avvicinare. E mi scuso fin d'ora se ho dimenticato qualcuno, oltre ovviamente le strutture regionali, ARAP in testa, con la quale abbiamo organizzato insieme questo appuntamento, che cerca anche, si inserisce in un contesto di grave crisi determinata dalla pandemia. Ovviamente anche l'Abruzzo ha subito e sta subendo i contraccolpi di questa situazione. Negli ultimi giorni i recenti DPCM hanno dato un'ulteriore botta alla nostra tenuta del sistema economico. La regione ha affrontato le prime fasi di questa pandemia e la cosiddetta fase 2, cioè la riapertura delle attività economiche, mettendosi spesso all'avanguardia, approvando
diramando protocolli e linee guida che hanno consentito la riapertura nella massima sicurezza possibile di attività economiche, quando nel resto d'Italia o in buona parte del resto d'Italia queste attività economiche non potevano operare. Ora, come sapete, come sanno gli operatori economici, questa facoltà anche di accelerare o di essere meno restrittivi rispetto alle decisioni nazionali è stata sottratta alle regioni, quindi non ci si deve semplicemente adeguare alle decisioni prese dal governo e semmai avere la libertà di poter fare misure ulteriormente restrittive dove per ragioni particolari possano motivarlo. Però per affrontare la crisi economica voglio dire che già l'altro ieri abbiamo approvato in giunta una delibera importante che dispone il finanziamento integrale di tutti gli interventi anti-Covid che abbiamo predisposto con le leggi 9 e 10, le cosiddette cure Abruzzo 1 e 2. Una parte di quelle misure non erano state attivate per carenza di copertura, nel senso che la copertura era indicata con la riprogrammazione dei fondi. Questa riprogrammazione segue dei passaggi numerosi e che coinvolgono diversi attori, compreso il governo nazionale e nel caso dei fondi europei anche la Commissione e l'Unione Europea. Stiamo portando avanti velocemente questo programma. La dottoressa Grimaldi, proprio appunto l'altro ieri, è stata in grado di portare in giunta la prima di una serie di delibere che, svincolando quei fondi, consentono il finanziamento delle misure già previste e il rifinanziamento invece di misure che avevamo già inserito, come i bandi sul fondo perduto o quello sulle imprese abruzzesi che avevano fatto investimenti che hanno avuto una risposta molto importante, molto maggiore rispetto ai fondi già disponibili, e con i fondi che si stanno liberando noi potremo andare allo scorrimento delle graduatorie e al rifinanziamento di una serie di misure. Questa iniziativa prosegue nel dialogo che abbiamo con il territorio, con il partenariato sociale, che riguarda più in generale tutta la programmazione, perché al di là del Covid, se anche non ci fosse stato il Covid, noi eravamo in questo momento in un momento di svolta, perché dal 1 gennaio inizia la nuova programmazione, 7 anni, quindi dobbiamo lavorare insieme per programmare l'utilizzo di questi fondi sia europei che nazionali per il prossimo settennio. La nostra azione riguardo in particolare sugli strumenti finanziari si è focalizzata con una riprogrammazione apposita del FESR 14-20, dove abbiamo inserito le spese emergenziali anticipate dallo Stato per il rilascio delle garanzie alle imprese da parte del Fondo Centrale di Garanzia. Stiamo attivando con il MISE il fondo regionale, costituendo il fondo regionale di garanzia per attivare queste misure. In parallelo abbiamo fatto appunto questi interventi già detto sul ristoro del fondo perduto e uno specifico avviso invece per l'aiuto agli investimenti. L'intenzione della Giunta è quella di continuare a connotare la politica di sostegno alle attività produttive nell'ambito della politica di coesione, tenendo conto che oltre alle risorse disponibili sui fondi europei ordinari ci saranno quelle a valere sul Recovery Fund, nell'immediato quelle sul React-EU, e quindi una serie di specifici interventi che prevedano una combinazione tra strumenti finanziari e sovvenzioni a fondo perduto. Nell'avviso sulla base della legge 9 per l'investimento alle imprese abruzzesi era di 6 milioni, altri 19 li abbiamo già investiti sul fondo perduto, e ripeto, questi 6 e 19 verranno incrementati con le misure che stiamo per adottare nei prossimi giorni. Nella legge 10 abbiamo infatti per questo stanziato ulteriori 70 milioni per finanziare misure di intervento, di quali una parte appunto saranno messe a disposizione per incrementare le misure che hanno ricevuto maggiore attenzione e successo. Ci siamo rivolti a lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, bed and breakfast, ai quali stiamo rifondendo perdite di ricavi e compensi durante il periodo di sospensione. La collocazione dell'Abruzzo come regione transfrontaliera, colto con molto piacere anche questa notizia che l'Abruzzo è la quinta regione in Italia. Pensate, l'Abruzzo è solo 14ª o 15ª per numero di abitanti e per estensione, quindi come grandezza,
riuscire a dare, diciamo, come arrivare quinta tra le regioni italiane, tra quelle che esportano e che ricevono investimenti da Simest per le esportazioni, fa notare, insomma, la centralità, l'importanza, anche la vitalità del nostro sistema imprenditoriale. In questo senso noi ci siamo impegnati molto a valorizzare questo aspetto. Cito alcuni esempi: abbiamo firmato un protocollo d'intesa con l'autorità di sistema portuale, quella che ha sede ad Ancona del Mare Adriatico Centrale, e un protocollo al quale si è aggiunta la Camera di Commercio di Pescara per la promozione dei collegamenti tra il Tirreno e l'Adriatico e lo sviluppo dei corridoi europei TEN-T. Abbiamo in questo protocollo c'è appunto anche la trasversale adriatica, che consente connessioni marittime dalla Spagna, passando per Civitavecchia, Roma, Pescara, Ortona, verso poi Croazia, Montenegro, Albania, Grecia, insomma tutto l'est Europa. Ancora, proprio per dare forza a questo percorso, con il Ministero delle Infrastrutture, Rete Ferroviaria e Regione Lazio abbiamo sottoscritto, firmato e presentato il progetto per potenziare la linea ferroviaria, portarla a percorrere da Roma a Pescara in 1:59, oggi ci impiega 3:22, è l'ultimo progetto del 2008 sul quale erano presenti non più di 350 milioni di euro sul 1,5 miliardi raccontato, ma quelli, i soldi che abbiamo trovato davvero sul Ministero stanziati per quell'intervento sono solo 350 milioni. Oggi abbiamo approvato con una promessa di finanziamento integrale da parte del governo, perché questo, la Roma-Pescara è stata inserita nel progetto Italia Veloce, di un progetto di 6,5 miliardi, anzi a cui si aggiungono ulteriori 250 per rendere funzionale questa linea ferroviaria anche al trasporto merci, che è molto importante ovviamente per lo sviluppo commerciale. Sempre con RFI abbiamo firmato il protocollo per lo sviluppo dell'intermodalità nelle stazioni ferroviarie e l'abbattimento dei passaggi a livello. Proprio sabato scorso abbiamo firmato con Puglia, Molise e Marche un'intesa per lo sviluppo delle regioni dell'Adriatico, della dorsale adriatica centro-meridionale, che ci permetterà di presentarci al governo nazionale e al governo europeo compatti per la richiesta appunto di potenziamento di porti, autostrade, ferrovie e per l'inserimento vero nella rete core dei corridoi europei TEN-T, allungando da Ravenna, passando per Ancona fino a Bari, il corridoio adriatico e inserendo la variante mediterranea, cioè il corridoio tirrenico adriatico, e così via. Abbiamo già finanziato parte di questi investimenti, ad esempio sui porti, dando 12 milioni a Vasto e 3,8 a Giulianova, finanziamenti che la regione non dava ai propri porti regionali ormai da qualche decennio. Con ENAC, dopo 20 anni, siamo riusciti ad ottenere l'autorizzazione per i lavori di allungamento della pista di atterraggio, che renderà l'aeroporto di Pescara un vero aeroporto d'Abruzzo, un vero aeroporto internazionale che possa fare scali intercontinentali. I lavori inizieranno nei prossimi mesi, sono ormai prossimi all'affidamento, diciamo alla pubblicazione delle gare, così come stanno andando in gara o sono già andati una parte in gara i lavori per i porti di Ortona e di Pescara. Un altro tassello prezioso è la ZES, che abbiamo ottenuto dopo che abbiamo dovuto attendere oltre un anno i ritardi del governo nazionale nel sbrigare le pratiche e le istruttorie. Ora attendiamo che il ministro Provenzano faccia velocemente la nomina del commissario per dare piena attuazione alle ZES. Nel frattempo la ZES, non devo spiegarvi quali semplificazioni e quali percorsi agevolativi comporti la ZES, perché siete tutti, come dire, del mestiere. Però diciamo, siamo in attesa del commissario e nel frattempo la regione sta rivedendo con i comuni le particelle catastali, perché nel progetto di ZES che abbiamo ereditato dalla giunta precedente venivano inserite come terreni, come perimetro ZES, terreni agricoli che prevederebbero mesi se non anni di varianti urbanistiche per essere disponibili, mentre magari intere aree industriali erano state dimenticate, e quindi faremo qualche ricollocazione e riperimetrazione per poterlo fare. Aggiungo che un forte impulso lo abbiamo dato in questo anno e mezzo al
gestione e utilizzazione dei fondi europei. L'Unione Europea, la Commissione ha rilevato come su alcuni assi l'incremento di spesa dei fondi europei è stato addirittura di 2,5 volte, il 240% rispetto agli anni precedenti. Dobbiamo recuperare, perché ciò nonostante l'Abruzzo è tra, diciamo, le ultime regioni in classifica sia per il FESR che per l'FSE, ma posso dire che se non ci fosse stato il Covid, che ha, diciamo, definanziato, costretto a definanziare i fondi, a riprogrammare completamente la spesa, noi avremmo raggiunto quest'anno, già nel mese di luglio-agosto, gli obiettivi, gli N+3 relativi all'anno 2020, mentre negli scorsi anni si raggiungevano a fatica tra Natale e Capodanno e magari si rischiava anche il definanziamento di alcuni di questi fondi, in particolare i fondi per l'agricoltura avevano rischiato fortemente. Ringrazio l'assessore competente e il Dipartimento per aver lavorato duramente per evitare di perdere anche un solo euro di questi fondi. Abbiamo costituito una cabina di pilotaggio per il Piano Nazionale di Resilienza e di Rilancio, che è diciamo, è la versione italiana, l'utilizzo italiano del Recovery Fund, composta da tutti i direttori, guidata dalla nostra direttrice Grimaldi. Abbiamo già presentato al governo il 15 ottobre scorso una prima parte di questo piano, che adesso pensate che le regioni, il presidente Bonaccini solo il 23 ottobre ha scritto a tutti i presidenti di regione chiedendo di inviare al coordinatore, che è la presidente Tesei del, diciamo, del gruppo di, della cabina di regia delle regioni, la raccolta di tutti i progetti regionali. Noi già 8 giorni prima l'abbiamo presentato al governo, adesso lo ripresenteremo anche alle regioni, però per dire quanto andiamo veloce e quanto non ci fermiamo. Peraltro tutti questi progetti, abbiamo predisposto finora 74 schede progettuali per oltre 9 miliardi di investimenti richiesti nei vari settori, ovviamente tutti afferenti alle priorità, alle linee guida che sono state date dall'Europa e dal governo. Però questo oggi, diciamo che queste schede, questo elenco costituisce una sorta di banca progetti della regione Abruzzo, che non è chiusa qui, e quindi siamo aperti ad ulteriori, sia dagli enti locali che dalle imprese, che dal partenariato sociale, ad integrare le nostre progettazioni, che come tutto verrà presto diffuso in questi giorni, lo invieremo a tutto il partenariato sociale, lo pubblicheremo anche sui nostri siti, sarà quindi consultabile, commentabile, integrabile. La discussione con il governo europeo e con il governo nazionale e con l'Europa andrà avanti per molti mesi, e quindi ci sarà tempo e modo di poterlo integrare, ma certo noi non abbiamo voluto attendere un solo giorno, rispettando in maniera svizzera le scadenze che sono state imposte, perché crediamo che la profondità della crisi economica che stiamo vivendo e che continueremo a vivere è così forte da necessitare la massima attenzione e la massima velocità possibile per poter andare avanti. E quindi vi ringrazio sin d'ora per il contributo anche che darete a questo piano nazionale della resilienza, al contributo che l'Abruzzo darà e le richieste che porteremo, sperando di trovare nel governo nazionale ed europeo la sufficiente attenzione per tramutare almeno una parte di quei 9 miliardi di investimenti in opere concrete, in finanziamenti veri che possano darci la spinta decisiva a ripartire. Grazie a tutti. Grazie, grazie ancora Presidente, grazie davvero per questa spinta propulsiva che dai attraverso il mandato ai vari dipartimenti di attivare in tempo sempre reale ed utile le attività di programmazione. E entro la prossima settimana, lunedì o martedì, sul sito ci sarà un link specifico che conterrà le 74 schede progettuali delle quali ha parlato il presidente Marsilio, elaborate secondo il template format indicato dal governo e frutto di una stress test, cioè di una checklist organizzata, come dire, individuata dai direttori del dipartimento per consentire alle schede di passare il setaccio, e verrà inviato tutto il tutto il partenariato a dare appunto questo contributo, sempre nell'ottica
della partecipazione. Io ringrazio tutti e comprendo coloro che dovranno lasciare la sessione, invito invece coloro che dovessero avere la necessità di fare delle richieste di natura un pochino più tecnica. Noi abbiamo chiesto la disponibilità ed ottenuto la disponibilità di Romeo Ciammaichella, di Francesco Marcolini e di Francesco Tartaglione a restare qui per altri 15 minuti e rispondere ad eventuali quesiti. Ancora grazie a tutti, grazie Presidente Marsilio, grazie Presidente Savini, grazie all'Assessore Damario e grazie a Mauro Febo, grazie ancora. Adesso io darei la parola a Romeo Ciammaichella di ARAP, che può così raccogliere le eventuali istanze di coloro che dovessero essere interessati. Disattiva l'audio così lo possiamo dare a Romeo. È attivato, credo. Allora, buongiorno a tutti, ovviamente mi unisco ai ringraziamenti a 360 gradi perché oggi questa giornata risulta una prima pietra per la costruzione di un soggetto operativo che necessariamente oggi in questo periodo deve essere attivato. Come diceva giustamente il Presidente Savini, oggi abbiamo parlato di una leva, che è quella degli strumenti finanziari, che impatta tanto sulla liquidità quanto sulla possibilità di compartecipazione a fondi che sono sempre più, diciamo, non come 10 anni fa, tutti a fondo perduto, mentre invece oggi le aziende devono compartecipare anche cedendo dei gradi di rischio. Quindi a tutti quelli che hanno preceduto il mio intervento, l'intervento degli altri, tutti i relatori tecnici, hanno, diciamo, messo in agenda diversi aspetti che seguono la vita delle imprese e tali aspetti si rendono veramente efficaci per diminuire la resilienza dei territori. Oggi abbiamo bisogno di competenza e velocità ed è fondamentale perché se prima poteva essere una, diciamo, una scelta, oggi la competitività diventa essa stessa sopravvivenza da parte del nostro tessuto imprenditoriale. Quindi tutto questo primo step va in questa direzione. Sicuramente ce ne saranno altri che la Regione insieme ad ARAP, insieme ad altri enti pubblici regionali metteranno in essere per renderci soggetto pronto a dare risposte che di qui a breve dovranno necessariamente arrivare. Passo la parola a chi. Bene, grazie Romeo. In attesa che si candidi qualche interlocutore per segnalare delle richieste di approfondimento, io consegnerei la parola a Francesco Marcolini. Non so se mi senti, Francesco. Ti sento benissimo, voi mi sentite? Sì, Francesco, ti sentiamo. Ci tengo a ringraziarti personalmente per il contributo che hai personalmente dato alla realizzazione dell'evento. Grazie alle interlocuzioni che hai avuto personalmente con i relatori e quindi ci tenevo a farlo personalmente. Ti consegno la parola per una tua, diciamo, riflessione di sintesi e ti ringrazio già in anticipo. Grazie a tutti. Un brevissimo intervento e una riflessione molto pratica e concreta. Ho ascoltato con attenzione tutti gli interventi, qualche suggerimento pratico ed operativo. Un suggerimento alla Regione: dall'intervento soprattutto di Alberto Castronovo, Cassa Depositi e Prestiti, e del FEI, emergono grandi possibilità di collaborazione tra Regione e istituzioni per attivare nuove risorse finanziarie. Il Presidente Marsilio ha parlato di risorse importanti. Qui si tratta di risorse ulteriori ed aggiuntive che possono essere messe in campo. Quindi questo è un suggerimento e un invito ad una collaborazione stretta. Un suggerimento alle aziende, soprattutto, e questo è un po' anche un riferimento a tutti noi che facciamo assistenza tecnica,
attiviamoci maggiormente per i bandi europei di finanziamento diretto, ce ne sono molti ed importanti. Mi limito a citare un bando su cui stiamo già lavorando, che invito le aziende d'Abruzzo ad osservare, e cioè il primo bando della strategia Green Deal. Si tratta di un horizon di 1 miliardo a scadenza a gennaio. Sui bandi attiviamo anche i cofinanziamenti previsti dal FEI e previsti dalla finanza agevolata regionale. Cioè, il mio invito è, in un minuto, quindi sembra quasi un intervento un po' superficiale, ma va ragionato. Facciamo sistema tra i vari strumenti finanziari, finanza diretta, interventi delle società pubbliche presso la regione e finanziamenti normali delle banche, delle istituzioni, e mi rivolgo qui ad ICREA. Può uscire fuori un sistema finanziario regionale molto importante. Un invito però: alla base di tutto questo c'è la capacità progettuale delle aziende. Se le aziende non maturano e non sviluppano una capacità progettuale molto profonda, rischiamo di girare a vuoto. E quindi questo è un invito alla regione ad essere sicuramente un soggetto di stimolo, alle università del territorio, alle associazioni di imprese, di stimolare le aziende a sviluppare capacità progettuale e capacità di integrazione nelle reti europee ancora maggiore. Su questo noi dell'assistenza tecnica siamo a disposizione. Mi fermerei qui, è molto tardi, ringrazio tutti, devo dire una giornata molto utile. Grazie Manuela. Francesco, grazie davvero di nuovo anche a te. Lascio la parola a Francesco Tartaglione per la sua riflessione. Grazie. Eccomi, buongiorno a tutti e complimenti per la lodevole iniziativa importante che è stata creata oggi. E un punto di riflessione ormai va a monte di tutti quelli che sono stati gli interventi. Ovviamente da qui stiamo parlando per chi si interpone tra gli strumenti finanziari e poi l'utente finale, quali possono essere sia gli enti pubblici che quelli di i privati. E ovviamente io leggo qua un messaggio in chat che poi vorrei in questo momento andarlo a trasferire con tutti. L'unica difficoltà che noi ritroviamo qui in Italia, spesso nelle nostre regioni che rientrano nel sud, è quello di avere delle distanze enormi con quelli che possono essere gli enti che oggi si sono qui presentati, hanno presentato le loro opportunità. Ovviamente qui bisogna essere in questo momento bravi e capaci di confermare questo punto di partenza, creare ed accorciare quelle distanze e soprattutto andare a creare un sistema di informazione da trasferire sul territorio di quelle che possono essere effettivamente tutte le opportunità interessanti, quindi indipendentemente dalle imprese, ma anche per gli enti pubblici, enti di ricerca che messi in rete fanno squadra al fine di arrivare a mettere a punto il progetto e quindi di fare gol e palla in rete. Io penso di non allungarmi ulteriormente, visto che comunque tutto già è stato detto, e mi associo anche all'invito che precedentemente ha fatto Romeo e il dottore Marcolini. Per qualsiasi cosa qui l'assistenza tecnica è disponibile e a rispondere a qualsiasi domanda. Vi ringrazio. Grazie, grazie ancora Francesco, grazie per il contributo che hai dato a noi ad ARAP per la realizzazione dell'evento. Se non ci sono interventi, non mi pare che ci siano prenotazioni di interventi, quindi ringrazio di nuovo tutti. Grazie Presidente Savini, grazie ancora Presidente Marsilio, grazie a tutti voi per la pazienza e buona giornata a tutti. Grazie, grazie.